Buongiorno, ben ritrovati all'Aria che Tira. Oggi cominciamo con questa bilancia perché anche ieri il capo del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ha ribadito che il Movimento è e resta l'ago della bilancia in questa legislatura. In genere in politica questo ruolo spetterebbe ai piccoli partiti, mentre a quelli che hanno la maggioranza relativa dovrebbe toccare fare il peso della bilancia. Ma a guardar bene, dal governo giallo-verde a quello giallo-rosso, i 5 Stelle, a parità di voti e di parlamentari, hanno cambiato e di molto il loro peso specifico, da peso piuma con Salvini a peso massimo, anzi super massimo, con Renzi e Zingaretti. Taglio dei parlamentari, fondo salvastati, carcere agli evasori, via libera alla prescrizione, niente guerra al contante, tutti temi sui quali il Movimento 5 Stelle è stato molto chiaro: non sono negoziabili. Partito Democratico e Italia Viva di Matteo Renzi si adeguino e finora Dem e Italia Viva appunto si sono adeguati. Finora. I segnali di insofferenza infatti aumentano e soprattutto sulla giustizia, tanto che un politico in genere mite come Graziano Del Rio oggi sulle pagine di Repubblica sbotta: Di Maio ci ricatta, il PD non teme le elezioni. Tutti lanciano ultimatum e tutti dicono di non avere paura del voto. Il sospetto è che qualcuno bleffi, anche perché con il peso di Meloni e Salvini sempre crescente e tutto concentrato da una parte, da quell'altra, l'obiettivo di essere ago della bilancia, non solo per Di Maio, rischia di rivelarsi un'illusione. Sigla. Qualcuno ha mentito. Noi lavoriamo per risolvere tutto. In questi giorni ho visto Salvini delirare. Una carenza addirittura informativa. Sembra che il Presidente del Consiglio pro tempore abbia diversi problemi. Da quale pulpito? Da quale pulpito? La nostra posizione è quella dei 5 Stelle. Io il Presidente Conte l'ho sentito circa 2 ore fa. Io con Luigi Di Maio mi sento abitualmente, quotidianamente. Magari ti chiamerò, trottolino amoroso. E siamo in piena sintonia sia sul tema del cosiddetto MES. Il pacchetto è chiuso, tanti saluti. Non si è chiusa a giugno, questa cosa la state dicendo voi. Ora la preoccupazione la mettiamo da parte. Quando partecipi o vinci o perdi. Questa non è una partita di calcio, dobbiamo stare con gli italiani. Abbiamo un approccio sempre concentrato per la soluzione, ottimistico per risolvere i problemi. Io ho ottime sensazioni. La testa ci sbatterò, sempre là, sempre lì. E allora, buongiorno, ben ritrovati all'Aria che Tira. Ieri vi raccontavamo del grande gelo tra Conte e Luigi Di Maio e invece il giorno dopo dobbiamo registrare che non solo Conte smentisce qualunque tipo di frizione, ma addirittura Luigi Di Maio dice che Conte è dalla sua parte sulle due questioni che stanno tenendo banco nel dibattito politico: il rinvio del fondo salvastati e invece l'entrata in vigore senza possibilità di discussione della prescrizione. Allora, do il benvenuto ai tanti ospiti che mi hanno raggiunto oggi in studio. Parto, e non solo per cavalleria, da Deborah Serracchiani, vicepresidente del Partito Democratico, ex governatrice del Friuli Venezia Giulia. Parto dalle parole di un dirigente di peso del Partito Democratico come Graziano Del Rio. Di Maio ci ricatta, davvero il Movimento 5 Stelle vi ricatta? Ma più che altro sembra rilanciare ogni giorno come se non fosse di interesse di Di Maio il paese e gli italiani. Insomma, mi pare che, come ha detto ieri, anche parlando del MES, il suo punto di riferimento sia il movimento, il partito e i suoi interessi, e sinceramente su questo non ci trovo assolutamente d'accordo. Noi abbiamo fatto questo governo perché in una situazione di emergenza economica evidente abbiamo ritenuto che fosse necessario non lasciare il paese nella situazione nella quale l'aveva tenuto il governo giallo-verde. Detto questo, però,
un governo per stare in piedi deve avere, come appunto dice Del Rio, un'anima, degli obiettivi chiari e anche la voglia di stare insieme su obiettivi comuni. Voi finora avete digerito un sacco di rospi, prima in apertura nella nostra copertina abbiamo provati ad elencare. Fino a quanto durerà la vostra pazienza? Beh, come dice oggi Del Rio, non bisogna tirare la corda, perché la corda prima o poi si spezza. Insomma, ci sono due temi importanti, uno è il MES, e l'altro è oggi la prescrizione, perché poi alla fine stiamo parlando di temi concreti. Sullo sfondo metterei la manovra di bilancio, perché nella manovra di bilancio anche il Movimento 5 Stelle ha dovuto digerire qualcosa. Allora, è un piacere avere con me oggi Marcello Sorgi. Buongiorno. Grazie di aver accettato l'invito, firma prestigiosa del quotidiano La Stampa. Io ripartirei proprio dalle parole di Del Rio: Di Maio ci ricatta, il PD non teme le elezioni. Quante di queste affermazioni sono vere? La prima e la seconda, solo la seconda o nessuna delle due? No, a me sembrano tutte, nel senso che capisco che chi come Del Rio peraltro fa il capogruppo, quindi si trova in Parlamento, in prima linea a gestire questo rapporto così complicato con i 5 Stelle, a un certo punto si è esasperato, no? Però quello che io mi chiedo è questo: i rappresentanti del PD continuano a ripetere questa cosa, il programma comune, un governo politico, dobbiamo metterci d'accordo. Questa cosa qui è morta, cioè, ma è morta da un bel po' ormai, cioè sarà un mese abbondante che Di Maio e i 5 Stelle dicono: noi siamo disponibili solo a fare un accordo col contratto, esattamente come quello che avevano fatto con Salvini, cioè dice: adesso approviamo la legge di stabilità, che io penso che in un modo o nell'altro sarà approvata. Finito quello, ci sediamo a un tavolo e facciamo il contratto. Ora, il contratto noi lo sappiamo come funziona, il contratto è una cosa in cui ognuno cerca di realizzare i propri obiettivi a scapito dell'altro. Nei 14 mesi del governo giallo-verde Di Maio-Salvini l'abbiamo visto come funzionava, a un certo punto poi sulla TAV si è frantumato, poi ci sono state le elezioni europee ed è finita come è finita. Quindi la domanda che secondo me bisognerebbe fare al PD e anche agli altri alleati di questo governo è: cambiando la natura dell'accordo con i 5 Stelle, voi restate al governo? Cioè voi ci state anche per un governo di contratto e non più per un governo politico di accordo di maggioranza strategica? Ci state lo stesso oppure col contratto non ci state? Questa è la sostanza del problema. Allora, visto che questa è una domanda da fare a chi è del Partito Democratico, io ritorno a Deborah Serracchiani e chiedo un momento di pazienza agli altri ospiti, che intanto saluto. Augusto Minzolini, il principe e l'inventore dei retroscena politici, ben ritrovato anche a Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato di Fratelli d'Italia. Saluto da Milano il professor Aldo Giannulli, molto esperto di quanto avviene dentro il Movimento 5 Stelle. Ma stiamo alla questione di Sorgi, Serracchiani. Ma guardi, questa è un'idea di Di Maio che noi abbiamo respinto, tra l'altro glielo dice anche oggi Del Rio, gli dice che il nostro governo è nato sulla base di un accordo politico, anche perché il contratto, come giustamente veniva ricordato, è la volontà di ognuno che mette insieme, sommando molto spesso, le iniziative elettorali degli uni e degli altri. Abbiamo visto com'è finita con il governo giallo-verde. A noi interessa, se ci sono le condizioni, un accordo politico. Il governo si deve fare su degli obiettivi comuni, e questi obiettivi comuni devono riguardare il Paese. Tra l'altro, francamente, non so quanto il Paese capisca del MES, quanto invece debba capire il Paese di quello che sta succedendo sulla manovra di bilancio, dove per esempio per la prima volta siamo riusciti tutti insieme, quindi maggioranza coesa, a tagliare il costo del lavoro, e quindi il fatto che si metteranno più soldi nelle tasche dei lavoratori e delle lavoratrici italiane credo che debba essere la cosa che tiene insieme un governo. Poi ci sono le cose sulle quali ti dividi, ma non puoi fare gli ultimatum, come è stato fatto non più tardi di qualche ora fa sulla prescrizione. Noi ad esempio sulla prescrizione siamo molto chiari, abbiamo detto che quella iniziativa non può entrare in vigore se non ci sono delle garanzie chiare sulla durata dei processi, e su questo non torniamo indietro. Ci arriviamo, prima di allargare il dibattito anche agli altri ospiti, rivediamo la giornata di ieri, perché da una parte c'è stata la discussione ancora molto accesa sul fondo salva stati, ma dall'altro è esplosa questa nuova grana, era nell'aria, inutile dirlo, quello della prescrizione. Quando deve entrare in vigore il nostro film della giornata di ieri? Conte non è arrivato qui dentro vincendo le elezioni o facendo una campagna elettorale sulla base del programma. La differenza sostanziale è che noi ci siamo andati a prendere i nostri voti. Luigi in testa, Giuseppe Conte no. Il
casus belli è il fondo salva stati, ma in ballo c'è molto di più: la tenuta del governo e i rapporti tra Di Maio e Conte. Di prima mattina il leader dei pentastellati manda un messaggio neanche troppo velato al suo premier. Tradotto, sul MES decido io, non Conte, e il movimento si spacca tra chi sostiene il Presidente del Consiglio. Possibile che Conte non sia più il vostro premier? No, no, è ancora il nostro premier, non si preoccupi. Su questo non ci sono dubbi. E chi ammette che le divisioni sul MES come sulla figura del premier ci sono e come? Conte è il nostro Presidente, io stimo Di Maio. Abbiamo posizioni diverse all'interno del movimento? Sì. Il MES, se lo si vuole modificare, bisogna ascoltare le nostre proposte. Noi vogliamo tutelare i cittadini italiani che non possono pagare di tasca propria le crisi economiche. Tra i pentastellati, infatti, c'è chi accusa Conte di essere ormai spalmato sul PD. I Dem non sono d'accordo. Se ricostruire i fatti significa spalmarsi sul PD, facciamolo pure. Secondo me significa semplicemente spalmarsi sulla verità. Mentre la Lega non fa tante distinzioni. Conte sta voltando le spalle anche a Di Maio. Conte sta voltando le spalle all'Italia, è diverso. Nel frattempo, alla Camera Italia Viva non partecipa al voto sulla richiesta d'urgenza per la proposta di legge del forzista Costa. Un segnale chiaro alla maggioranza sulla prescrizione, che assieme al MES rischia di mettere a dura prova la tenuta del governo. Davvero siete pronti a votare il DDL Costa sulla prescrizione? Noi non escludiamo che faremo le cose giuste. Non c'è nessun messaggio, c'è una dichiarazione esplicita. Per noi così la prescrizione non va bene. Noi l'ergastolo processuale a vita non lo consideriamo fattibile. Allora, Augusto Mizzolini, riparto da te, dal tema della giustizia, che, sul quale rischiava di cadere il governo giallo-verde, che poi è deragliato sul TAV. Su quello stesso terreno rischia di cadere il governo giallo-rosso. Poco fa Di Maio, in un post su Facebook, addirittura torna a evocare una sorta di Nazareno 2.0, una sorta di asse tra PD e centrodestra, pur di bloccare una riforma, lasciando ipotizzare che quello sarebbe la fine dell'esperienza di governo. Ma sai, io parto da un presupposto, nel senso, io sono d'accordo con quello che diceva Marcello. Secondo me l'impostazione di un'alleanza con i 5 Stelle non può passare per un'alleanza, non dico il contratto, ma non può essere un'alleanza strategica, è un'alleanza, punto e basta. Su che basa? Su cosa si basa questa alleanza e su cosa si è basato questo governo? Si è basato sulla paura, diciamolo, di 5 Stelle di andare alle elezioni. Questa va verificata. Cioè, nel senso, tu non puoi accettare, perché se non ci fosse questa paura, questo governo non sarebbe nato. Allora va verificata su qualunque argomento. Va verificata sul MES, va verificata anche sulla prescrizione. Ma al punto che devi tirarlo, perché c'è una cosa un po' paradossale. Io capisco che ci possa essere, e già è strano, perché non c'è mai stato un presidente del Consiglio che è quello che era, il presidente del Consiglio di un governo che era esattamente agli antipodi dell'attuale, ma che ci sia pure il segretario del partito di maggioranza relativa uguale, la cosa lascia un po' perplessi, primo. Poi un segretario del partito di maggioranza non può andare a tutti i vertici dicendo non tengo i miei, perché se non tieni i miei tu non sei un interlocutore. Quindi un'altra cosa che va verificata essenzialmente, se, come dicono, ti riporto, facciamo in retroscena, c'è il 98% dei parlamentari, dei grillini, che non vogliono andare al voto. Se è vero questo, quei ricatti Di Maio non può farli, perché non ha la forza di farli. E questa è la prima cosa che va verificata, perché altrimenti non andiamo avanti. E andiamo avanti con questi meccanismi, diciamo, questa strana situazione in cui su qualunque cosa, cioè andiamo alle elezioni, mi sembra che poi è diventata una specie di leitmotiv. Lo chiedo, arrivo subito da lei, La Russa, però prima voglio andare dal professor Giannulli, che il Movimento 5 Stelle conosce bene, avendo avuto un importante dialogo e anche amicizia con Gian Roberto Casaleggio. Mizzolini dice bisogna misurare davvero la paura che i 5 Stelle possono avere su qualunque tipo di Di Maio. E la leadership di Di Maio. Però fino ad ora sembra che il coltello dalla parte del manico ce l'abbia i 5 Stelle, che impongono al PD qualunque tipo di provvedimento. Questo significa che Di Maio è un bravo giocatore di poker, che sa ben fare i bluff? Beh, bella cosa il fatto che il governo di un paese sia nelle mani di un bluffista. Congratulazioni. Dillo al paese. Io vi farei... vi farei riflettere su una cosa. Questa grana del MES, quando è scoppiata con violenza... Perché, diciamo la verità, il MES
bruttissimo accordo, intendiamoci, però era conosciuto. Ha ragione Conte a dire: io l'ho portato in Consiglio dei Ministri, solo che siccome il governo giallo-verde aveva dei contraenti che non leggevano niente, quando leggevano non capivano, perché non sanno niente di finanza pubblica, la cosa era passata. Poi che è successo? La Lega è andata all'opposizione e allora no, per carità, ha agitato il tema. Il Movimento 5 Stelle quando è che si è svegliato? Guarda caso 2 giorni dopo il voto sulla piattaforma Rousseau, che ha detto no, in Emilia bisogna presentarsi. E quindi sei in campagna elettorale. E allora la campagna elettorale li ha svegliati. Bisognava agitare un tema. Ecco qua il risultato. Infatti tutto l'espediente qual è? Dateci il rinvio di 2 mesi. Perché? Per non votare prima delle elezioni in Emilia. Punto. 2 mesi significa esattamente pochi giorni dopo le votazioni in Emilia. Punto. Ecco, io credo che questi siano piccoli espedienti, anche perché, guardate, se poi si vota e 5 Stelle, Lega, Fratelli d'Italia votano contro il MES, pessimo accordo, ripeto, però il fatto qual è? Che 5 minuti dopo ci mettono sulla graticola dello spread, è meglio che lo mettiamo nel conto. Siamo in grado di reggere questo scontro? Un fantasma... Un fantasma si aggira sull'Italia. La Russia. Beh, la Russia. Sono caduti Ignazio La Russa i governi però, sullo spread, infatti, se, non, appunto, se non ricordo appunto, male. No? Appunto, e poi appunto. Gli interessi sul debito, e quindi l'aumento, li paghiamo noi contribuenti. Quindi... No, è che non hai molte scelte. Però il problema è che se siamo sotto il ricatto di Di Maio, se siamo sotto il ricatto dello spread, mi pare che insomma non è che si passa da... Ragazzi, dobbiamo finirla questi argomenti. Adesso arriva quest'altra grana della prescrizione, un'altra riforma orrenda. Ci arriviamo, mettiamo una cosa per volta. Intanto... Va bene, su questo intanto mi pare che siano state dette alcune cose senza che nessuno le abbia contraddette, e cioè che questo è un governo figlio della paura. Io aggiungerei non solo di 5 Stelle. Io non interrompo, non significa che sono d'accordo con quello che viene detto. Quando sarà il mio turno dirò d'accordo. Quello che penso. Certo, ma fra l'altro è stato molto generoso Minzolini con voi, ha detto che è la paura di 5 Stelle, quindi dopo fai bene a interrompermi, perché io dico invece che era una paura reciproca, sia di 5 Stelle sia del Partito Democratico. Questo pacificamente, per ammissione di tutti, ma perché l'hanno detto loro, è un governo che facciamo nascere perché non vogliamo consegnare l'Italia ai sovranisti, cioè a Salvini e alla Meloni, vuol dire per paura che vincano gli altri, sapendo che avrebbero vinto gli altri. Su questo non ci sono dubbi. Un governo non può fondarsi sulla paura. Un governo sia sul contratto, sia sul programma, si fonda su un progetto di cose da fare. Persino il programma è meglio della paura, persino il contratto è meglio della paura. Nel caso specifico dei 2 casus belli, prescrizione e MES, la cosa ha detto bene, per quello stavo dicendo, dice esatto, tranne poi arrivato allo spread. Il segreto per capire è che non stanno discutendo se approvarlo o non approvarlo il salva stati, ma se scavallare o no le elezioni emiliane, il che vuol dire che in ogni caso sarà una fregatura per gli italiani, perché come ha detto un pessimo accordo. Perché un pessimo accordo? Perché con questo salva stati noi coi nostri soldi andiamo a risanare i debiti, indovinate di chi? Delle banche tedesche. Però è quello che i sovranisti dei paesi del nord dicono, invece al contrario rispetto noi paghiamo a noi. Le banche tedesche, cioè loro che ci hanno impoverito, loro che comandano in Europa. Ma non è vero, non è vero. Questo è quello che penso io. Certo, ma si possono pensare anche cose sbagliate. Si possono pensare cose sbagliate, ma bisogna dimostrarlo. Siccome basterebbe, guarda, non abbiamo il tempo, perché questo è un dibattito televisivo, ma credo che se uno avesse ascoltato l'intervento di Giorgia Meloni alla Camera, allora, certo. Io credo che tutti puoi leccare i baffi quando parli di Giorgia Meloni. L'ho ascoltato con grande attenzione. Se non li hai, non è sempre, Giorgia Meloni è sempre molto efficace. Bravo, peccato che ha detto cose assolutamente non vere. Che a te non vere. Noi col problema, perché c'è? Qual è la criticità di questo salvastati?
Perché se ne parla tanto? Perché per la prima volta, coi soldi anche e soprattutto nostri, si può andare a ingrossare un fondo che serve per risanare i debiti delle banche. Chi sono in questo momento le banche? Quali sono le banche in sofferenza? Le banche tedesche. Quando erano le banche italiane ce la siamo dovuta cavare da sola. Certo. Ora che sono le banche tedesche, i soldatini sono agli ordini, si mettono al servizio della Merkel e coi nostri soldi vogliono farci sanare i debiti delle banche tedesche. Questa è la verità. Avete tutte le televisioni del mondo. La Russa, io l'ho fatta parlare. Non mi hai fatto parlare, hai cercato di interrompere. Ma adesso non mi pare, posso lui dire. Lui ha parlato molto più di me. Mi dà fastidio la verità. Siccome a me non dà fastidio la verità, ma credo che la verità la vogliano sentire gli italiani. Allora, basterebbe entrare, guardate, una ricerca semplicissima in internet, una rassegna stampa, e vedrete che le banche tedesche hanno pagato un sacco di soldi, ma li hanno pagati loro, cioè non hanno preso i soldi degli italiani. Dopodiché il MES non c'entra assolutamente nulla con le banche, è un sistema che tra l'altro già esisteva, che cambia nome, che viene rafforzato perché si occupa della ristrutturazione del debito degli stati, e l'Italia per i suoi parametri non rientra tra i paesi che hanno un debito da dover ristrutturare. È un sistema di stabilità che dovrebbe interessare tutti, anche i sovranisti, perché si sarà pure sovranisti a casa propria, ma poi prima o poi qualcuno ti dovrà aiutare se le cose banche, non vanno bene a casa tua. Banche, e sulle banche Russa, non è vero come quello ha fatto che sta... e sulle lei banche non l'hai detto niente. Io dico le banche mi interrompe, ma sai che sei un bel tipo, cioè. Dico una parola, le banche, e tu ma mi l'ha ascoltato in religioso banche, silenzio la sera chiara. Sulle banche non ha detto niente. Cerchiamo di fare un passo in avanti. Non c'entra nulla, però scusi, anche chiarezza per chiarezza. Sì. Il MES, l'accordo, non è stato scritto da questo governo. Come ha spiegato il presidente Conte, è stato scritto dal governo precedente. Se ne frega, non da me. Ora, se c'è bisogno, e questa è una cosa su cui è d'accordo anche il Partito Democratico, l'ha detto anche il ministro Gualtieri, se c'è bisogno di fare dei miglioramenti nell'interesse dell'Italia e degli italiani, si fanno. Quello che non è vero è che sia stato firmato già nottetempo, come hanno sostenuto loro e come ha sostenuto Giorgia Meloni. Questo non è assolutamente vero. Dopodiché, non però, è Serracchiani, stato già firmato. Domenica notte abbiamo sentito Franceschini dire, nel vertice di maggioranza su Salvastati, non si è parlato di rinvio, e invece mi sembra di capire che anche oggi Gualtieri andrà all'Eurogruppo per prospettare un rinvio. D'altro canto, ieri abbiamo sentito Zingaretti dire sulla prescrizione noi non faremo passi indietro, e invece sembra che venga a mancare anche il ruolo di garanzia di Conte, che voi avete tanto difeso, sentiamo cosa ha detto ieri Di Maio a Giovanni Floris, in realtà sembra che si sia spostato sulla posizione di Luigi Di Maio, ma lo ascoltiamo. Io il presidente Conte l'ho sentito circa 2 ore fa e siamo in piena sintonia sia sul tema del cosiddetto MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, che spero che potremo spiegare nello specifico che cos'è, e sia sul tema della prescrizione, perché qui noi dal 1 gennaio finalmente mettiamo mano ad un tema della giustizia, e sarà legge, che evita ai furbi di farla franca nei processi perché perdono tempo nel processo e saltano la sentenza. Allora, Marcello Sorgi, sta venendo un po' meno il ruolo di garante della coalizione affidato a Giuseppe Conte, perché nei giorni scorsi abbiamo detto sembra sempre di più un premier difeso e sostenuto dal Partito Democratico, ma sui due grandi temi all'ordine del giorno, fondo salvastati e prescrizione, almeno stando a quanto dice Di Maio, si è appoggiato alle posizioni di Maio. Ma anche stando a quanto dice lui, cioè attenzione a dire sembra, cioè Conte è un Presidente del Consiglio espresso dai 5 Stelle che nel momento in cui prende le distanze dai 5 Stelle non è più Presidente del Consiglio, cioè questo è, insomma, non è che sembra, è, questo è, diciamo, poi può sembrare intanto qualche altra cosa. Sulla questione del MES, per la verità, non si è capito perché questo irrigidimento che ha portato quasi alla crisi di governo. Nel senso che questo MES è un meccanismo che presenta delle criticità, non solo adesso la Russa e Meloni e Salvini, secondo me esagerano un po', ma a sentire dei tecnici molto accreditati,
Non è affatto chiaro come funziona, non è detto che funzionerà bene. Le perplessità riguardano quello che c'è scritto e quello che non c'è scritto, bravo, come ha detto il professor Cottarelli, che insomma mi sembra uno che non è sospettabile di essere vicino alla Russa o a Meloni o a Salvini. Quindi, diciamo, queste criticità, se non sono risolte, non c'è ragione di approvarlo. Queste criticità non le osserviamo solo noi, ma anche, per esempio, la Francia. Okay. Anche la Germania ha fatto una proposta che è una proposta molto pasticciata. Siccome il fondo diventerebbe gestito da un organismo tecnico, di super tecnici espressi dai ministeri delle finanze, allora la Germania ha detto sì, d'accordo, loro possono prendere delle decisioni, ma prima che le decisioni divengano operative occorre la riunione di una commissione finanze del Bundestag. Ora immaginiamoci una banca che sta per fallire e rimane appesa alla commissione del Bundestag, tanto vale non farlo. Quindi questo è il fondo. E Conte disponda con Di Maio, si è convinto a chiedere un rinvio, cosa che anche alle tue spalle c'è Gualtieri. Ieri Gualtieri ha accettato di fare. Perché Gualtieri e il PD fino adesso invece si erano irrigiditi, fino, ripeto, ad arrivare alla crisi di governo? Io non lo so, posso fare due ipotesi. Uno è che il PD esprime il commissario agli affari economici, e certo nessun commissario agli affari economici ha piacere di esordire mettendo una grana all'interno della commissione, mettendo una grana nei rapporti col Parlamento europeo. Questa è una possibilità. E la seconda è che anche Gualtieri viene da quel tipo di esperienza, quindi sa che è molto difficile negoziare in Europa, e che quando si negozia poi le conseguenze possono essere. Questa è la prescrizione ultima. Ricordiamoci che nell'accordo fra 5 Stelle e Lega la prescrizione fu approvata con l'impegno che sarebbe non che entrava in vigore il 1 gennaio, ma che sarebbe entrata in vigore se nel frattempo ci fosse stata la riforma della giustizia, che, come dire, vasto programma, la riforma della giustizia, sono 25 anni che si cerca di fare, quindi sarebbe entrata in vigore. Era un periodo ipotetico del terzo tipo, dell'impossibilità. Il fatto che ora i 5 Stelle la vogliono fare entrare in vigore a dispetto di tutti, a dispetto dei santi, pone un problema molto serio. Tra i tanti problemi che elencava Marcello Sorgi ce n'è un altro, che è quello emerso e chiama in causa proprio il ruolo di Conte dall'inchiesta delle Iene, perché se finora si era raccontato di una coalizione debole che però era garantita da un premier forte, e così veniva raffigurato dopo l'exploit del 20 di agosto scorso, in questi mesi invece abbiamo visto il Presidente del Consiglio a doversi difendere da tante grane. L'ultima in ordine di tempo, quella emersa dalla trasmissione di Iene. Visto che il nostro pubblico ieri ragionevolmente stava guardando Di Martedì, io chiedo al nostro Andrea Milluzzi di entrare in studio e spiegarci quello che nella rete concorrente veniva nel frattempo raccontato. Ciao Francesco, buongiorno. Sì, parliamo di una vicenda che ieri sera ha avuto un ulteriore capitolo, che va avanti però dal 2018, quando prima Repubblica e poi le Iene indagano sul concorso con cui il professor Conte, all'epoca avvocato, diventa appunto avvocato di diritto pubblico a Caserta nel 2002. Vincendo questo concorso pubblico, loro si chiedono: è legittimo questo concorso e quindi questa vittoria? Perché se lo chiedono? Passiamo al cartello successivo, perché fra i 5 commissari dell'esame di professor avvocato Conte c'era Guido Alpa, che sappiamo contro una mai negato essere un suo nome della professione, di conoscerlo, di avere con lui uno studio dove erano dei coinquilini, e questo Guido Alpa era commissario d'esame. Ricordiamo che la legge prevede che se ci sono interessi economici condivisi fra un esaminando e un esaminatore, quel concorso è da ritenersi non valido. Quindi la domanda che si sono fatti prima Repubblica, poi le Iene, è: Guido Alpa era un socio d'affari o un coinquilino, come sostiene appunto il Premier Conte? Quello che è successo ieri sera alle Iene è che sono andati a indagare su una causa del 2002, dove Conte ed Alpa hanno difeso il garante per la privacy contro la RAI, quindi hanno difeso un istituto pubblico contro un altro istituto pubblico. Ieri sera le Iene hanno tirato fuori quella che loro hanno chiamato la fattura fumante, cioè una fattura che possiamo far vedere, purtroppo non sarà chiarissima, ma la spieghiamo noi tranquillamente, con cui il garante per la privacy paga
scusami, con cui l'avvocato Alpe e l'avvocato Conte fanno una proposta di fattura al garante per la privacy, firmandola insieme con la stessa contestazione con un unico conto. Sono 26.000 e passa euro per quella causa di cui parlavamo. Quindi le Iene sostengono: ma se voi eravate solamente coinquilini, non soci d'affari, perché fatturate firmando la stessa fattura, contestandola e con lo stesso conto corrente? Con lo stesso conto corrente. La risposta data dal professor Conte, e passiamo al cartello successivo, ovviamente che è un professore ma adesso è presidente del Consiglio oltre che professore, è che era solamente un progetto di parcella, quindi non una fattura che lo stesso Conte ha detto di non aver ritrovato poi nelle sue carte, pagata poi nel 2009, ma che soprattutto fatturavano lui e Alpa ognuno per conto proprio. In quel caso specifico, ha risposto Conte ieri sera, il conto era unico solo perché era quello del professor Alpa, perché io per quel processo, garante privacy contro Rai, non sono stato pagato. Allora, questo è quello che dice il presidente Conte. Allora, grazie Andrea Melluzzi, visto che stiamo parlando dell'avvocato del popolo, qui davanti a me ho due, non solo parlamentari, ma illustri avvocati, Ignazio La Russa e Deborah Saracchiani, magari su questo. Su questo si troveranno d'accordo. Intanto fatemi capire una cosa, lo chiedo alla Russa: come funzionano gli studi associati e soprattutto si può non essere studio associato anche se si condivide lo stesso studio fisico e si propongono delle proposte di parcella con un unico conto, diciamo con un unico IBAN? Allora, intanto, secondo me il problema ci sarebbe anche se fossero coinquilini, come li avete definiti. Perché è stato Conte. Come si sono definiti? Perché uno coinquilino pensa a due famiglie che abitano nello stesso palazzo. Qui si tratta invece dello stesso ambiente, dello stesso studio, che può lecitamente ospitare più avvocati, ognuno per i fatti loro. Però, voglio dire, in quel caso un motivo di opportunità avrebbe comunque dovuto indurre il professore a rinunciare, a esaminare, a fare il professore di quell'avvocato che era nello studio attaccato al suo, ecco, più che coinquilino. Detto questo, per il resto lì la stranezza è il conto corrente unico, che non si capisce se è un conto corrente unico di entrambi o è un conto corrente solo del professor Alpa. In quel caso io direi che è improbabile che Conte abbia lavorato gratis, perché non si lavora gratis per un coinquilino, naturalmente. Allora lì è un problema: o, come sostenuto, il conto corrente era realtà unico, oppure c'è un problema fiscale, potrebbe anche essere che quello glieli ha dati in nero, perché no? Allora, Saracchiani, quando voi eravate all'opposizione faceste un'interrogazione su questa vicenda: quanto può indebolire o costringere a un passo indietro il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte? Ma noi abbiamo chiesto sempre trasparenza, come ricordava lei, abbiamo fatto le interrogazioni, abbiamo chiesto la stessa trasparenza anche quando è diventato Presidente del Consiglio per la seconda volta, anche perché, come credo sia noto a tutti, non è stata la prima scelta del Partito Democratico, anzi è stata in qualche modo l'indicazione che ha preteso, possiamo dirlo in questo modo, quello che è il maggior partito in questo momento presente nel Parlamento, e cioè il Movimento 5 Stelle. Però vede, io credo questa vicenda deve essere chiarita, la chiarirà chi di dovere, poi, come spiegava bene anche Ignazio La Russa, si può stare nello stesso studio anche non essendo in un'associazione professionale. Certo. Dopodiché bisogna capire se, come dice Conte, quella era soltanto un preavviso di parcella, che può essere fatto un preavviso di parcella, una carta, diciamo, che non ha ragioni fiscali, che può essere fatta anche automaticamente intestata a tutti e due gli avvocati, poi se la fattura viene fatta da uno solo e se il conto è intestato soltanto a lui, evidentemente quello che ha lavorato è che è stato pagato, ma non sta a me dirlo, dovrà chiarirlo evidentemente chi è stato interpellato. In tutto quello che abbiamo detto finora, e se posso dire anche nei servizi precedenti, basterebbe sentire Paragone e Fraccaro per aver chiaro quello che sta succedendo. Di Maio forza, perché Di Maio non ha più il controllo dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle, questo è il dato di fatto. Alla Camera noi non abbiamo ancora il capogruppo del Movimento 5 Stelle perché non sono in grado di eleggerlo, perché quello indicato da Di Maio non è quello che vuole il gruppo, tanto per essere chiari. Quindi è chiaro che il Partito Democratico non può fare da badante a un movimento che ha la necessità, se vuole essere al governo, di dimostrare fino in fondo di averne le capacità e la statura. E sulla prescrizione, mi permetto di dire anche questo,
lei è stato un po' troppo, come dire, accelerato nel dire sbrigativo nel dire che il Partito Democratico è già d'accordo col Movimento 5 Stelle, neanche per idea. Non l'ho detto affatto. È inaccettabile per Zingaretti, lo ripete oggi anche Del Rio, sulla prescrizione noi abbiamo una pretesa molto chiara, e se questa pretesa non verrà condivisa col Movimento 5 Stelle, cioè garanzie certe sulla durata dei processi prima che entri in vigore la prescrizione, noi faremo la nostra proposta, cioè la proposta del Partito Democratico. Ci staranno? Bene, non ci staranno? Beh, evidentemente credo che sia chiaro a tutti quello che può succedere. Allora, io mi ero semplicemente permesso di dire che Di Maio voleva andare avanti, e infatti non a caso il capo dei vostri senatori, Marcucci, poco fa dice: Di Maio forse non ha capito la gravità della situazione, sulla prescrizione non faremo passi indietro, non si può accettare una norma anticostituzionale come il blocco della prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Lo chiedo a Minzolini, ricollegandomi anche al ragionamento che faceva prima. Questo è un modo per andare a vedere le carte di Maio, o è un ultimatum vero e proprio dicendo: se tu non fai un passo indietro qui salta il banco? È l'unico modo per governare con i 5 Stelle. È già avvenuto con la Lega. La Lega, alla fine, se andiamo a vedere, poi è stata la Lega a decidere di fare la crisi, ma il paradosso di quella vicenda, parlo della TAV, è che i 5 Stelle finirono in minoranza, ma non furono loro a decidere di andare in crisi, alla crisi, ma fu la Lega, questo è il paradosso. Quindi io penso, se un movimento si gioca tutta la partita sull'effetto mediatico, sullo slogan, sulle affermazioni che vengono fatte molto spesso fuori dal senno, è evidente che tu lo devi riportare alla realtà, e per riportarlo alla realtà lo devi porre sempre di fronte a un bivio, certo. O questo, allora, o niente. Arrivo da lei, professore, però un flash alla Russa, però se volevo chiederne una cosa anch'io. Questo ragionamento è perfetto. La verità è che 5 Stelle non è che è un bleffista al massimo, nel senso che sa che anche il PD non vuole andare a votare. No, ma su questo punto. Secondo me, secondo loro. Questo è il vero problema. Se c'era un partito che voleva andare a votare, era il Partito Democratico. Allora, ma se siamo tutti d'accordo, andiamo a votare allora. Siamo solo 5 Stelle. Le posso fare una domanda flash? Poi voglio andare dal professor Giannulli di nuovo da Sorgi. Ho finito. Il Partito Democratico è pronto a presentare una propria proposta che congeli l'entrata in vigore della prescrizione il prossimo anno, visto che manca la riforma del processo. Fratelli d'Italia la voterà. Allora, lì c'è un problema molto serio. È stato detto, noi, dice Di Maio, non vogliamo che ci siano motivi per allungare inutilmente il processo. Questo è assolutamente giusto e corretto, ma non viene realizzato questo obiettivo bloccando la prescrizione. Quindi una legge sulla prescrizione equa ci interessa, questa legge non ci piace. Professor Giannulli, vengo da lei e vorrei stare con lei sulla buccia di banana nella quale rischia di scivolare il professor Conte, anche perché il tema vero è come è diventato ordinario, ed è nota la battaglia del Movimento 5 Stelle contro le cosiddette baronie. Rischia di essere davvero la buccia sulla quale scivola l'avvocato del popolo questa? Allora, liquido la questione in due battute. La questione sollevata non mi scandalizza nemmeno un po'. Perché? Perché ho visto di molto peggio in 30 anni di vita universitaria. Ho visto commissari, coautori di titoli, di... Non me ne frega niente, qui stiamo parlando di come si diventa professori ordinari. Però professore, mi dica anche che arrendersi alla logica del così fan tutti... No, fatemi parlare, no, certo, per cortesia. Ti sto dicendo, hai ragione. Quando la magistratura avrà voglia di lavorare, aprirà una mega inchiesta su cattedre pulite e avremo di che divertirci. Io ho visto commissari, coautori di pubblicazioni, di candidati, che quindi giudicavano la pubblicazione di cui erano coautori. Ho visto di peggio, guardate. Detto questo, per piacere permettetemi di dire una cosa sulla prescrizione, anche perché io poi dovrò andare via, cosa sulla quale credo che la Russa e anche la Serracchiani saranno d'accordo con me. Qui pare che i processi si allunghino perché ci sono gli avvocati furbi che chiedono rinvii, cioè così perdono tempo, scatta la prescrizione. Piccolo problema, i rinvii non li decidono gli avvocati, i rinvii li concedono i magistrati. Se i magistrati cominciassero a concedere meno rinvii,
E se il Ministero, superato un certo limite di tempo, inviasse l'ispettore per vedere il perché ci si trascina tanto tempo, la cosa sarebbe relativamente... La soluzione non è il fine processo mai, dalla fine pena mai al fine processo mai. La soluzione è dare tempi certi. E io dico non tanto al processo penale, perché poi lì c'è la prescrizione, ma guardate che la piaga di questo paese è il processo civile dove i magistrati lavorano malissimo. Allora, chiarissimo. Marcello Sorgi, nel poco tempo che ci resta prima di andare al break, la vicenda della cattedra, del concorso di Conte, rischia di essere davvero una buccia di banana? Perché è vero che così fanno tutti, però non tutti diventano, anzi nessuno quasi diventa Presidente del Consiglio. Ma io penso che va chiarita, sicuramente va chiarita, e anche le affermazioni che Conte ha fatto per chiarirla andranno verificate. Quindi bisogna vedere, per esempio la Russa fa un'ipotesi, cioè se si è fatto pagare in nero. Lui afferma che solo Alpa fu pagato. Certo, quello che è noto è che Conte era il primo assistente di Alpa. Questo, cioè, negli ambienti accademici è arcinoto. Quindi qualsiasi tentativo di dimostrare che fossero due estranei, due coinquilini ma non conviventi, cioè tutto questo è ovviamente cozza contro la voce del popolo, che riguarda l'avvocato del popolo. Ma questo è sempre così. Questo è d'accordo. Dopodiché non tutti diventano Presidenti del Consiglio, in quel ruolo probabilmente devono dare qualche spiegazione in più. Fermiamoci un momento, andiamo in pubblicità. No, la Russa, devo andare in pubblicità. C'è sennò di peggio per Conte, non indestardiamoci su sto fatto. C'è la sua incapacità politica che vale molto di più di questo problema. Ma non frega niente a me come avviene. Fermiamoci, andiamo un attimo in pubblicità, ritorniamo tra pochissimo. Sul mio concorso da professore ordinario del 2002. Come nel 2018, anche oggi la cattedra dell'Avvocato del Popolo sembra traballare sotto i colpi di un presunto conflitto di interessi. Ma se gli manca il coraggio sul piano politico, non c'è problema, me lo assumo io. Sembra lontano quel 20 agosto, quando un agguerrito Giuseppi saliva in cattedra e bastonava l'ex alleato Salvini. Il Presidente del Consiglio deve districarsi fra servizi segreti, americani, Financial Times, conflitti di interessi, interrogazione parlamentare, Batileaks. Non lo invidio. In effetti il Premier, da quando ha giurato per la seconda volta al Quirinale, si è trovato di fronte a due grane. Ma i colpi più duri arrivano sul piano politico, da dentro la sua stessa maggioranza. Dobbiamo fare squadra e chi non la pensa così è fuori dal governo. Devo dire anche che questi toni di queste ore mi meravigliano, mi sorprendono. Should I stay or should I go? La grande polemica nata sulla questione del fondo salvastati è così l'ennesima puntata del Conte isolato. Noi abbiamo un Presidente del Consiglio che ha firmato con il sangue degli italiani le cambiali per tenersi seduto! Perché mentre le opposizioni attaccano, ad applaudirlo resta solo il PD. Allora Marcello Sorgi, voglio ripartire di nuovo da te, perché prima ragionavi sulla ineluttabilità della ricerca di una sponda da parte dell'avvocato del popolo con Di Maio, perché senza i voti del Movimento 5 Stelle non può stare al suo posto. Ma questo tentativo di cercare continuamente una sponda riuscirà a impedire a Di Maio di guardare a destra, guardare a Salvini, anche grazie al ritrovato asse con Alessandro Di Battista? Adesso che non lo so, ieri mi sono trovato in una trasmissione televisiva con Salvini e gliel'ho chiesto, gli ho detto vabbè, lei dice le elezioni, ma qua se salta questo governo, che è possibile, e si cerca di farne un altro, il che è sicuro, cioè non è che se salta questo governo ci sono automaticamente le elezioni, ci sono infinite possibilità di cercare di tentare di farne un altro. E io ho chiesto, dico, se salta questo governo e si crea la possibilità per un governo Salvini, insomma, magari sostenuto da una parte solo dei 5 Stelle, la parte, tra virgolette, chiamiamola di destra, lei che fa? L'ho visto abbastanza perplesso, insomma, cioè Salvini è il primo a sapere che
una soluzione pasticciata non gli conviene sul piano del consenso. Governare oggi, da un punto di vista elettorale, è costosissimo, è inutile nasconderselo, perché si fanno delle promesse alla gente, ma poi governare è fare quello che devi fare, e fare quello che devi fare, appunto, un giorno c'hai il MES, un giorno c'hai la manovra, un giorno devi mettere qualche tassa, perché comunque i conti in piedi li devi tenere, quindi non è tutta questa meraviglia formare un governo in Parlamento alla come viene. Vorrei farti solo una piccola postilla sulla prescrizione, però, perché certo. Serracchiani ha detto giustamente che tu sei andato troppo svelto, che non c'è affatto l'accordo sulla prescrizione. Io credo che una parte del PD sia d'accordo con la prescrizione dei 5 Stelle. E lo deduco da questo, che ieri in Parlamento si votava per accelerare l'esame di un disegno di legge mirato a bloccare la prescrizione dei 5 Stelle. Disegno di legge Costa, dell'ex ministro Costa. Italia Viva, Renzi si è astenuto, cioè ha favorito l'approvazione di quell'esame accelerato. Ci si aspettava che qualcosa del genere facesse il PD. E invece il PD ha tenuto ed è rimasto con la non maggioranza. Non è che lo ha fatto Sorgi semplicemente per evitare un incidente che avrebbe a quel punto certificato la rottura della maggioranza. Attenzione, ma mica si verifica, attenzione, mica si approvava la legge Costa, cioè si approvava una cosa procedurale, no, però, la possibilità di discutere. Secondo me l'ha fatto per non dividersi, appunto, perché c'è una parte del PD che è d'accordo Lo chiediamo a chi del PD? No, allora, noi stiamo discutendo sulla riforma della giustizia, c'è un tavolo al quale partecipano anche i nostri sottosegretari e partecipano anche evidentemente i vertici del Partito Democratico, e quel tavolo sta cercando di sciogliere tutti i nodi che venivano ricordati anche prima. Su questo c'è anche la prescrizione. Noi ieri non abbiamo votato l'urgenza perché, attenzione, come diceva Sorgi, non si votava sì o no alla proposta di legge, ma alla calendarizzazione con urgenza della proposta di legge. Abbiamo votato no per un semplice motivo, era una PDL dell'opposizione, e quindi non si capisce perché il PD deve votare l'urgenza ad una PDL dell'opposizione, quando il PD invece ha intenzione di fare una propria proposta affinché si non entri in vigore con il 1° di gennaio la prescrizione così come è stata descritta. Quindi non c'è una divisione, c'è soltanto la consapevolezza che o si trova una condivisione col Movimento 5 Stelle, oppure, se condivisione non ci sarà, ci sarà la proposta del Partito Democratico. E vi andate a cercare i voti in Parlamento. Beh, evidente. Allora, torno da Minzolini. Posso dire una cosa su però quello? Però poi volevo far ragionare sullo scenario che disegna. Perdiamo il filo completamente. È stata evocata la possibilità che, se cadesse questo governo, Salvini possa tentare un accordo con Di Maio, mi pare. Con un pezzo. Un pezzo, ma comunque con Di Maio. Questo un pezzo presuppone che 5 Stelle si spacchi, che nascano due gruppi parlamentari. È una delle cose che si dicono. Allora, una cosa è sicura. Che non ci saranno loro. Eh beh, certo, perché loro hanno il patto anti-ciuccio, no? No, io dico che Salvini è stato chiaro e io non ho motivo per dubitare che dica la verità. Se cade questo governo, la posizione di Fratelli d'Italia, ma io credo anche della Lega, è quella che anche il Presidente della Repubblica ha detto: attenzione, che se cade questo governo, certo, si va a votare. Perché? Perché la situazione è così delicata che è difficile governare, hai ragione, ma è impossibile governare se non c'è un programma condiviso davanti agli elettori. Minzolini, tu che conosci bene anche gli anfratti del palazzo, carpisci voci, prima ci dicevi il 98% dei gruppi parlamentari di 5 Stelle non vogliono andare a votare, ma quanti invece sarebbero disposti anche a rompere il patto di appartenenza del proprio gruppo e andare magari nel gruppo di Salvini, visto che da giorni Salvini dice porte aperte a chi dei grillini cerca il cambiamento? Adesso non so, cioè si parla di 7, 8, 10, ma il punto qual è? È che tra una cosa e l'altra, se succede una cosa di questo tipo, io credo che ci saranno altri, diciamo, settori che potrebbero, sempre che non ci sia una divisione dal punto di vista, diciamo, delle leadership, tanto per essere chiari, cioè che decidono tutti di andare al voto, ma per trovare gruppi in Parlamento che potrebbero appoggiare un'immigrazione, diciamo, di grillini che vanno dall'altra parte, li trovi nell'area centrale, li trovi, non so, secondo me tra Forza Italia e via dicendo, perché anche lì dentro c'è un'area che non vuole andare a votare. Il punto però che io faccio, rispetto ai discorsi che facciamo, ma gli conviene a Salvini poi ripresentarsi nuovamente, anche se per caso si va al voto, con Di Maio, in un'alleanza di Di Maio? Bravo.
Questo è il punto, certo. Perché se fa una cosa del genere... questi vanno altro che 10% al 25%. Allora, lo chiedo al professor Giannulli, prima di correre in pubblicità, ci crede a quanto scrivono tanti in retroscena, una possibile frantumazione dei 5 Stelle? Do un numero. Secondo me, se Di Maio tira troppo la corda, si perde dal 30 al 35% dei suoi parlamentari, da vedere fra Camera e Senato. Quindi molti di più di quelli che prospettava in questo momento. Sì, ma non tira la corda, no, ma no, dove va? Non tira la corda dove? Ma attenzione, attenzione, non vanno tutti da una parte. Si distribuiscono. Allora, probabilmente io tengo a mente la sua profezia, Giannulli, spero di riaverla presto in studio, così magari misureremo la veridicità delle sue batticini. Grazie al professor Giannulli, grazie a Marcello Sorgi, a Ignazio La Russa, Deborah Serracchiani, rimane ancora un po' qui con noi, e grazie ad Augusto Menzolini. Pubblicità, ritorniamo subito. Mezzogiorno, noi siamo di nuovo in diretta con l'Aria che tira e come di consueto ci colleghiamo con il TG per avere le anticipazioni dell'edizione delle 13.30. Caterina Bizzarri, buongiorno. Buongiorno Francesco, naturalmente in primo piano c'è la politica con la riforma del fondo salva stati. Oggi il ministro è alla riunione dell'Eurogruppo, il ministro dell'economia Gualtieri, mentre il premier Conte è a Londra per il vertice NATO. Ma c'è un altro tema a caldo che riguarda la giustizia, il tema della prescrizione, parleremo di tutto questo nel telegiornale. Poi parleremo di Bibbiano perché la Cassazione ha revocato i domiciliari per il sindaco di Bibbiano indagato nell'inchiesta sul presunto sistema di affidi illecito di minori. Per la Cassazione non sussistevano le condizioni per l'arresto. Da segnalare il duro attacco del leader del Partito Democratico Zingaretti contro la campagna indecente contro il PD e il sindaco, non si dimentica queste le parole di Zingaretti. Parleremo poi del vertice NATO che si è aperto oggi ufficialmente a Watford, alle porte di Londra. Basta liti e divisioni, ha detto il premier inglese Johnson, riferendosi alle fratture esistenti all'interno dell'alleanza. Il vertice si apre con Trump più vicino all'impeachment. E poi per la cronaca torneremo sulla vicenda di Rigopiano perché il GIP di Pescara ha archiviato la posizione di 22 indagati, tra cui 3 ex governatori della regione, non sarebbero responsabili della sciagura che provocò nel 2017 29 morti nell'albergo appunto distrutto dalla Slavina. Ed è tutto a te Francesco. Allora, grazie Caterina, noi ripartiamo dalla questione che sta tenendo banco in questi giorni in Parlamento e che sta impegnando giorno e notte i parlamentari. Stiamo parlando del decreto fisco che è collegato alla legge di bilancio. Abbiamo discusso tanto in queste settimane delle nuove tasse. Ebbene, nella discussione degli ultimi giorni ne è spuntata una nuova molto particolare che intanto ci riguarda da vicino, visto che ci stiamo avvicinando alle vacanze di Natale e tanti di noi augurabilmente potranno fare qualche piccolo viaggio, e soprattutto riguarda le città d'arte, le città che hanno più afflusso di turisti. Stiamo parlando della possibilità di aumentare fino a 10 euro la tassa di soggiorno, una tassa che riguarda un comparto, quello del turismo, che, pensate un po', riguarda il 5,7% del PIL nazionale e che, solo per quel che riguarda la spesa dei turisti stranieri, porta ogni anno in Italia 48 miliardi, occhio e croce, una manovra e mezzo che il governo ogni anno si appresta a approvare. E allora partiamo da una città d'arte, Firenze, proprio perché quella è una delle città che potrebbe essere coinvolta da questo cambio di fiscalità sul turismo. Susanna Bonfanti. Tassa di soggiorno, quanti euro? 4 euro, 4 euro. 3,50 euro. Non fanno che parlare di overtourism, di turisti che ce ne sono troppi, bisogna mandarli via. È come se un ministro dell'economia tendesse a voler ridurre il PIL perché si produce troppo in Italia.
turismo Firenze vive e, grazie al decreto legge fisco, la tassa di soggiorno potrebbe essere aumentata fino a 10 euro, a discrezione del sindaco. L'amministrazione ad oggi non conferma né esclude un possibile aumento. Se la legge nazionale entrerà in vigore, valuteremo se utilizzarla nel prossimo anno o successivamente. La norma prevede che il capoluogo toscano, così come Rimini, possa rimodulare l'imposta perché registra un numero di turisti 20 volte superiore a quello dei propri residenti. L'ipotesi di aumento fa infuriare per primi gli addetti ai lavori. Non capisco questo accanimento, forse una battaglia politica a favore di alcuni interessi privati che viene fatta contro le locazioni turistiche. A Firenze è già stato previsto un aumento dell'imposta sul soggiorno a partire dal prossimo gennaio. Nelle casse, dagli attuali 43 milioni, se ne prevede un'entrata di 48. L'imposta di soggiorno non è una tassa di scopo, anche se i soldi sono comunque vincolati. Devono essere utilizzati per la promozione culturale, per la promozione del settore turistico congressuale, per la tutela del patrimonio monumentale cittadino, per il rafforzamento del trasporto pubblico che viene utilizzato da residenti e non residenti e quindi anche dai turisti, per il sistema delle manutenzioni con la finalità di produrre decoro cittadino. Il Comune di Firenze promette che saranno risorse destinate a tenere la città più pulita, a tenere la città più in ordine, e poi dopo si scopre che vanno magari a risanare i buchi dell'ATAF. Nell'attesa restano le voci dei turisti, che questa imposta la trovano già fin troppo salata. È super costosa, è muy 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 cara. Non credo che altrove, per esempio all'estero, si paghi così tanto. Allora, abbiamo tanti ospiti con cui ragionare di questa tassa di soggiorno che, come avete capito, è un'imposta che si aggiunge al costo che ogni ospite di una struttura recettiva paga per, appunto, trascorrere la notte in albergo, in un affittacamere o in qualunque tipo di struttura recettiva. Abbiamo con noi Antonella Di Gregorio, De Gregorio di Federalberghi Roma, benvenuta, collegato da Milano. Abbiamo invece Matteo Frigeri, che dal 2018 è country manager di Airbnb Italia. Airbnb la conoscete tutti, la più importante piattaforma per gli affitti brevi, per gli affitti delle vacanze. Ringraziamo Deborah Serracchiani, parlamentare del PD, di essere rimasta ancora con noi. A suo fianco un parlamentare di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, che è stato peraltro sindaco di una città importante d'arte come Pavia, e poi collegato da Firenze lo storico d'arte Tommaso Montanari. E visto che proprio di Firenze parliamo, inizierei da Montanari, al quale chiedo: ritiene giusto che ci sia un aggravio delle tasse di soggiorno per quelle città che hanno un afflusso turistico così imponente? Perché, lo ricordiamo, questa tassa riguarda solo quelle città che hanno degli afflussi turistici pari a 20 volte il numero dei propri residenti. Montanari. Ma intanto bisognerebbe forse che la tassa fosse progressiva, cioè che pagasse di più chi spende 500 euro per dormire, dovesse pagare di più di chi spende 50 euro per dormire. A Firenze, come a Venezia, c'è un fortissimo turismo di extra lusso su cui si punta con grande retorica. Mi chiedo se sia giusto che la tassa sia indifferenziata, che non finisca per punire il turismo giovanile e più povero, che è quello che a me francamente è più simpatico e anche più carico di futuro. Prima obiezione. Seconda obiezione più generale: questi soldi dove andranno veramente? Firenze muore di turismo. Non è vero che il turismo è una risorsa per Firenze. Ormai è Firenze che è una risorsa per il turismo, e questo comporta un'espulsione di cittadini dal centro, che sono sempre meno. Siamo sulla strada di Venezia. Firenze è sempre meno una città, è sempre più un parco a tema, cioè è addirittura un problema democratico ormai.
che in tutto il mondo si riconosce e si governa, le grandi città del... Allora mi chiedo, questi soldi andranno a riportare i residenti in centro, andranno a politiche abitative, o invece non sarà un incentivo ad andare sempre più avanti a briglia sciolta, a volerne sempre di più, un po' come gli oneri di urbanizzazione sono stati un volano per la cementificazione? È un grande rischio, dunque bisogna discuterne. Allora, ne parliamo tra poco con i nostri due politici in studio, però prima chiedo ad Antonella De Gregorio, che appunto oltre a essere rappresentante di Federalberghi a Roma è proprietaria di un albergo molto importante che sta in via del Corso, l'hotel Mozart. Le chiedo intanto un suo ospite quanto paga di tassa di soggiorno e se ritiene percorribile la suggestione che diceva il professor Montanari, cioè rendere progressiva la tassa a seconda di quanto è alta la qualità del soggiorno. In un 4 stelle si pagano 6 euro a persona, cioè il nostro ospite aggiunge 6 euro per ogni notte di soggiorno. La strada che suggerisce il professore è difficilmente percorribile perché i nostri prezzi variano a secondo del giorno, del mese, del periodo, per cui diventerebbe anche molto complicato applicarlo. La cosa che io suggerisco come primo suggerimento è che la paghino tutti la tassa, perché noi come strutture ricettive siamo tracciati, sul portale del Comune di Roma ci sono 12.700 strutture in vendita come alberghi, affittacamere, tracciate, censite. Su uno dei principali portali di prenotazione ci sono 31.700 appartamenti in vendita. Allora, non nascondiamoci, la frecciata è rivolta a chi rappresenta in questo dibattito, in questo parterre, i portali, vale a dire Airbnb, lo abbiamo già presentato, Matteo Frigerio. Le chiedo soltanto un momento di calma e di prepararsi alla replica, perché visto che abbiamo un ex sindaco qua, le chiedo, Cattaneo, quando lei era il primo cittadino di Pavia, intanto quanto chiedeva di prelevare come tassa di soggiorno? Io chiedevo zero, nel senso che per come era stata concepita allora questa tassa veniva lasciata ai primi cittadini la discrezionalità di poterla mettere o non mettere, e nel caso di metterla anche proporzionalmente al numero di stelle magari della struttura ricettiva. Sì, questo è previsto. È previsto e molti lo fanno in questo modo, il massimo per la massima categoria di lusso e in maniera decrescente per le altre. Allora, innanzitutto io credo che una tassa non sia mai una soluzione, di solito è il problema. Però ricordiamoci anche come era nata questa tassa, perché in qualche modo sindaci di città dove avevano un grande afflusso di turisti dicevano va bene, ma i turisti sporcano la città, usufruiscono dei servizi, in qualche modo vogliamo che diano indietro qualcosa che rimane alla municipalità, e quindi è stata concepita in questo modo. Io ovviamente a Pavia avevo un turismo in giornata, volevo attrarre un po' di più che il turista si fermasse, quindi ho messo zero in una competizione virtuosa tra territori. Però ribadisco che le tasse non fanno mai bene, e se proprio devono esserci, lasciamo che i primi cittadini decidano loro, che alla fine rappresentano la propria comunità. Allora, lei che dice le tasse non sono una soluzione, le voglio ricordare però che se in Italia si pagano le tasse di soggiorno è in ragione di una decisione presa dall'allora governo Berlusconi, in ragione anche però della... Però con questo approccio che dicevo, lasciando ai primi cittadini la discrezionalità, che tutto sommato è virtuoso. È lo stesso ragionamento. In realtà decide sempre il sindaco anche in questo non momento. Non solo sull'importo, ma anche che farne. Io chiedo di mettere sui nostri guidi, volare la regia, il cartello che ci dice come vengono utilizzate fino a questo momento le tasse di soggiorno. Eventi e manifestazioni, quindi una finalità squisitamente turistica, 8,5%. Pulizie e decoro, che comunque attiene anche all'aspetto più gradevole delle città, 8,5%. E poi però ci sono tante altre voci che invece col turismo non c'entrano affatto. Deborah Serracchiani, intanto, perché avete sentito la necessità di introdurre una nuova tassa, e soprattutto perché non trasformare questa tassa, se era necessaria, in una vera e propria tassa di scopo, per venire anche alla sollecitazione di Tommaso Montanari? Ma allora, intanto non è una nuova tassa, perché come ricordava lei esiste già da tempo e rimane sempre nella possibilità del sindaco di stabilirsi, arrivare fino al massimo di...
per cui la gestione rimane a livello comunale, ogni comune la gestisce da sé. Io ricordo ad esempio quando ero amministratore, in Friuli Venezia Giulia c'è un coordinamento diretto degli enti locali, decide in qualche modo la regione rispetto agli enti locali, avviammo una discussione sulla tassa di soggiorno che non era prevista. E per quanto mi riguarda, ma in questo senso ovviamente la discussione deve essere allargata, non basto io, a me convince molto di più l'idea che ci sia la discrezionalità del sindaco, perché guardate che i comuni sono anche molto diversi, ci sono comuni che d'inverno sono 10.000 persone e d'estate diventano 100.000, è chiaro che hanno delle esigenze diverse, Firenze ha esigenze di un certo tipo, Roma ne ha ancora delle altre, Milano, Trieste, potremmo citare tutte le città italiane che sono molto diverse l'una dall'altra e hanno anche delle indicazioni molto specifiche e diverse. Mi convince molto però l'idea della tassa di scopo, cioè non il semplice vincolo dentro a quella pagella così numerosa, ma una tassa di scopo che per esempio, essendo affidata alle amministrazioni comunali, le amministrazioni comunali possono, non dico di anno in anno, ma ogni 3 anni anche decidere di cambiare. Fossi a Roma, per esempio, metterei un po' più di soldi sulla pulizia e metterei un po' più di soldi sul verde pubblico, per esempio. Io credo che su farei un piano triennale dove direi i soldi che arrivano dai turisti a Roma per 3 anni verranno spesi sul verde pubblico, sulle strade, la viabilità e magari anche sulla pulizia e il decoro. Ecco, sulla per dire che c'è, esatto, cioè per dire che c'è un'esigenza che chi viene dia una mano a mantenere un patrimonio enorme. Solo l'Italia ha un patrimonio architettonico, culturale, monumentale come quello che abbiamo noi ed è complicato anche confrontarci con gli altri paesi, dove però devo dire una cosa, anche in altri paesi c'è la tassa di soggiorno, magari non sotto altre nome, misura. Magari non sotto è la più cara a però livello c'è, europeo. Ecco, no, era solo per correggere chi diceva di non è così dalle è altre parti. La più cara parti a livello europeo. Allora, Matteo Frigerio, poco non fa Antonella servizi. De Gregorio no. diceva, prima di entrare nel merito, se sia giusto o non sia giusto aumentare ancora di più l'impatto della tassa di soggiorno, sarebbe bene che tutti quanti la pagassero. Allora, Airbnb, che oramai è diventato uno dei più importanti operatori turistici, ancorché digitali, nel nostro paese e non solo, la tassa di soggiorno in Italia la paga? Beh, allora, dobbiamo fare chiarezza, però sicuramente le anticipo facciamo la nostra parte. Ovviamente la tassa di soggiorno pesa sui viaggiatori e viene riscossa in principio dagli esercenti e dagli operatori di tutti i tipi, anche i semplici locatori in ogni città. Airbnb però cosa fa? Cerca di essere una risorsa e quindi abbiamo avviato nel corso del tempo interlocuzioni con molte città in Italia, oggi sono più di 23, con le quali abbiamo raggiunto un accordo per la riscossione automatizzata. E quindi semplicemente chiunque soggiorna su Airbnb paga la tassa direttamente a Airbnb, che la colleziona e poi la riversa in unica soluzione alle casse del comune, garantendo il 100% della raccolta. Allora, fare la sua parte però è una risposta che mi convince, ma fino a un certo punto. Nel senso, a differenza degli albergatori che raccolgono e versano, Airbnb che cosa fa? Airbnb fa esattamente questo, le dicevo, addirittura noi non solo come un albergatore raccogliamo l'imposta dai propri diciamo ospiti e poi la riversa al comune, noi abbiamo una raccolta decentralizzata, il nostro ruolo è quello di una piattaforma che aggrega l'offerta, ok? E per tutti coloro che hanno un'offerta in una città Airbnb provvede alla raccolta, quindi pensiamo, citavamo prima 30.000 annunci a Roma, oggi a Roma non siamo ancora attivi e speriamo di esserlo presto, ma raccogliamo l'imposta di soggiorno per decine di migliaia di persone a Milano, a Firenze, quanto a Napoli, a Torino. Quanto ne hanno versato finora? Allora, ad oggi abbiamo versato più di 20 milioni di euro. Allora, quello che le però posso dire quanto ho versato. Prego. Io, quanto verso io, la mia è una piccola e media impresa, piccina. Io, i miei clienti hanno versato nel 2018 oltre 250.000 euro, solo la mia struttura. Benissimo, allora, ma questo dipende chiaramente dal numero di ospiti, se uno la dipende versa dalla o categorizzazione no. E noi abbiamo raccolto e riversato il 100% di ognuno dei soggiorni avvenuti ovviamente solo su Airbnb, perché non possiamo raccogliere l'imposta di soggiorno di su altre parliamo. Piattaforme o offline, questo è abbastanza evidente, però stiamo dicendo il 100% della tassa di soggiorno nei comuni con cui siamo riusciti a raggiungere un accordo, cosa ovviamente non immediata e non facilissima perché le dinamiche amministrative, burocratiche da un lato e tecnologiche dall'altro, limitazioni vanno tenute conto, però in tutte queste città stiamo dicendo 100% degli ospiti di Airbnb hanno pagato
pagato l'imposta di soggiorno 100%. Però mi perdoni, io leggo qui in una nota che mi hanno scritto i miei colleghi che stiamo parlando di 23 comuni su quasi un migliaio di comuni che applicano la tassa di soggiorno. Non esatto, trova veniamo che al sia... punto, allora, ha perfettamente ragione. Perché siamo solo 23 comuni su 1000? Glielo spiego subito. Perché la raccolta oggi può intervenire solo sulla base dei criteri che ogni comune, come si diceva prima giustamente, impone. Allora dobbiamo cercare un'armonizzazione. Ieri addirittura per la prima volta, credo, mi sono trovato d'accordo col presidente Bocca di Federalberghi che dice cerchiamo di introdurre una tassa a livello nazionale proporzionale al prezzo, quindi in percentuale. Allora, per quanto ci riguarda, un unico criterio, la percentuale sul prezzo, è quello che ci permetterebbe la raccolta automatizzata in tutti i comuni che possono istituire l'imposta di soggiorno, che oggi sono più di 1000. Ad oggi invece dovendoci relazionare con ogni singolo comune che ha criteri diversi, soggettivi e oggettivi, aliquote diverse e quant'altro, dal punto di vista tecnologico immaginate la complessità. Infatti quando uno va a chiedere il conto all'albergo, sarà successo a casa, alla fine dicono e la tassa di soggiorno ti fanno il conto a parte, lo devi pagare alcune volte anche cash. Allora io non sono d'accordo su una proporzionalità sul prezzo, perché poi io sono per una virtuosa competizione tra comuni, cioè se io voglio attrarre turisti avrò il diritto come primo cittadino di mettere a zero la tassa o no? Però non c'è nessuna imposizione. No, diciamo, rispetto a quello che diceva Airbnb. Sì. Però sono d'accordo, sì, son d'accordo che bisogna fare uno sforzo tecnologico di semplificazione. Allora, di semplificazione. Facciamo un esempio, ritorniamo nel suo hotel, parliamo dell'hotel Mozart perché così è più semplice. Io decido di passare una notte nel suo albergo questa sera. Siamo in una... Forse è un periodo ancora di bassa stagione. Bassissima stagione. Infatti anche questo è un problema anche di prezzi, perché a fronte di una camera venduta a 100 euro lordi, dove sono già comprese le tasse, l'IVA, la percentuale pagata ai portali di prenotazione, la tassa insiste per 12 euro. Ora, il mio è un hotel centrale, centro storico, molto carino, eccetera, eccetera. Ma se ci spostiamo in periferia, questi prezzi si dimezzano. Allora, noi abbiamo dei 4 stelle periferici che arrivano a tariffe di 50 euro con una tassa pagata di 12 euro. Che fa allora il cliente, diciamo così? Va sui portali e magari sceglie una destinazione non albergo, appartamento, perché risparmia comunque anche quei 12 euro. E abbiamo appartamenti in questi giorni in vendita a queste tariffe, perché la città, diciamo, soffre. Sì, ma... questa offerta così diffusa, diciamo allora, così. Tommaso Montanari, le do la parola, visto che prima stava chiedendo di intervenire. Sì, allora, noi parliamo della tassa di soggiorno, ma sarebbe surreale dimenticarsi il problema delle tasse sui profitti, che sono la vera enorme differenza che c'è fra Airbnb e gli alberghi, gli hotel propriamente detti. E a Firenze, come tante altre città di overtourism, gli Airbnb non sono mica una sharing economy, non viene mica fatta da chi vive nella casa, ma ci sono dei cartelli che acquistano interi palazzi. Io abito nel centro di Firenze, in questa piazza, a parte che dietro le mie spalle c'è un Airbnb, ma sul mio pianerottolo, ma in questa piazza ci sono appartamenti ormai frazionati in 6-7 unità che sono comprati da imprese che fanno il lavoro degli alberghi, ma pagando le tasse di un affittuario privato. Questo è ingiusto. È profondamente ingiusto e devasta il tessuto civile delle città. Allora, questo è il problema. Poi c'è anche la tassa di soggiorno, ma non vorrei che ci dimenticassimo la cosa macroscopica parlando del dettaglio. Allora, vedo che Frigerio fa no con la testa. Prima di ridarle la parola e replicare così sul punto a Tommaso Montanari, però stiamo ancora sul tema della tassa di soggiorno e vediamo come viene applicata da chi mette un proprio alloggio su Airbnb o comunque su una piattaforma. La nostra Claudia Andreozzi ha incontrato quello che nel linguaggio che tutti conoscono delle piattaforme si chiama un super host. We are in this apartment here, yes. It's surprisingly cheaper, yes, yes. Está en un hotel o en apartamento? Apartamento. Tenemos nuestra cocina, el baño y todo, más sencillo para él.
Dal centro storico ai quartieri periferici, negli ultimi anni il portale Airbnb è quasi diventato il principale albergatore della capitale. Con 33.000 annunci, Roma è la terza città europea per offerta di stanze. Ma tra alloggi di lusso e mini appartamenti, in quanti e come pagano le tasse? Dipende dal tipo di licenza che si è presa. Per esempio, noi siamo una licenza imprenditoriale, usufruiamo della flat tax, abbiamo il 15%. Oppure con la cedolare secca del 21%. Ma accanto a chi come Andrea gestisce una casa di proprietà con regolare licenza, c'è anche una fetta di sommerso. Alcune associazioni di categoria parlano di 3.500-4.000 case vacanza abusive solo nel comune di Roma. Tutti possono mettere un annuncio al momento e non ci sono ancora mezzi atti a contrastare un eventuale abusivismo. C'è il rischio che le persone si ritrovino in un appartamento che non è a norma, non ha dovuto passare nessun tipo di verifica. Nelle zone più centrali ogni angolo può essere messo a reddito. Nei bassi era luogo di prostitute, adesso ci stanno B&B ristrutturati bene. La cosa che mi preoccupa, cioè da dove prendono aria? Davanti all'esplosione del fenomeno degli affitti brevi però l'abusivismo non è l'unico rischio. Questo qua è un po' il mondo prima di Airbnb e questo qua invece è il mondo dopo Airbnb. E il processo di turistificazione sottrae unità abitative in affitto a lungo termine con tutto il rischio che appunto questo comporta in termini di spopolamento, di cambiamento del tessuto anche commerciale. In alcune zone il 70% dello stock immobiliare in affitto è in affitto a breve termine, fondamentalmente tutta la città storica. Trastevere è un caso emblematico. In ogni condominio ci sono almeno 2 o 3 o anche più B&B, più o meno autorizzate. Le attività, quelle tradizionali che prima facevano di Trastevere un quartiere popolare, si sono completamente perse. Perché non affittate ai residenti romani? Abbiamo avuto una terribile esperienza di affitto, diciamo, standard. Per anni non siamo stati pagati e non c'è stato alcun modo di riuscire a risolverla in modo diverso che non andare in tribunale. Il turista invece dopo 3-4 giorni se ne va. C'è qualcosa che non va nel meccanismo. E con la fuga dei residenti spariscono le attività commerciali. Tutto il pian terreno, diciamo il sotto di Rione Monti, era tutto un artigiano, quindi non ci stanno più. Ristorante, pampi, come si chiama, quando vado via io metteranno un'altra libreria. Sette, 8 libri e un bancone di bibite e vai. Allora, Frigerio, torno da lei perché la denuncia che sollevava poco fa Montanari trova un po' una conferma anche dal servizio della nostra Claudia Andreozzi, cioè il fatto che le piattaforme come la sua, non siamo qui ovviamente a puntare il dito contro Airbnb e basta, però rischiano di scatenare un far west che cambiano intanto i volti delle città e dei centri storici e soprattutto godono di una pressione fiscale molto più leggera rispetto a chi fa recettività con i metodi e i canoni tradizionali. Okay, anche qui mi permetto di chiarire una cosa. Qui stiamo parlando ovviamente della tassazione che incide sull'attività di host a qualsiasi titolo. Allora, su Airbnb ci sono tutti. Ci sono dei locatori, coloro che usano la locazione, come mi pare stesse dicendo Andrea, quindi usufruendo del 21% di aliquota sulla cedolare, oppure ci sono piccoli imprenditori che accedono alla flat tax. Anche qui Andrea praticamente ha detto tutto. Quindi sostanzialmente i regimi sono quelli noti, fondamentalmente chiunque ha un'attività è giusto che paghi le sue tasse. Dopodiché, se vogliamo parlare dei regimi di trasparenza, io ho detto mille volte, lo dico ancora una volta, gli strumenti ci sono, gli strumenti sono in fase di elaborazione. Noi abbiamo dato ampio sostegno al governo nel processo che è già iniziato nella scorsa legislatura di attuazione di un codice unico per identificare tutti gli annunci. Ora questo ancora non è stato realizzato, ma noi aspettiamo solo che venga fatto. De Gregorio, lei crede che insomma, queste rassicurazioni... Il codice unico sarebbe un'ottima iniziativa e sono 3 mesi che aspettiamo il decreto attuativo. Perché il discorso è questo, noi abbiamo l'obbligo di registrazione come attività ricettive e il nostro cliente nel momento in cui accede nella struttura la prima cosa che si fa si chiede il documento e viene registrato.
Dopodiché noi inviamo questi dati tramite il portale della pubblica sicurezza alla questura per la sicurezza di tutti quanti. Ora, se non si è iscritti, se non si ha un numero di SCIA o di comunicazione al comune, non si può iscriversi al portale di sicurezza della pubblica... Corretto, scusi, con tutto rispetto, non è più così. Una volta era così, effettivamente, anche esatto. Noi abbiamo cercato di intervenire in questo senso. Invece lo scorso governo ha ampliato i doveri di registrazione anche a tutti coloro in che fanno locazione breve. In termini di orario, quindi, in termini di ore. Però se uno non è iscritto... Di accedere al portale... No, non è più un subordine alla SCIA, quindi chiunque può richiedere le credenziali per il portale alloggiati, così si chiama il portale dove si possono registrare gli ospiti per la pubblica sicurezza. Quindi oggi chiunque, anche chi fa locazione, quindi non ha una struttura professionale, un host che va in vacanza e lascia la propria casa su Airbnb, può immediatamente richiedere le credenziali, quindi diciamo temporanee. Ecco. Se posso... Io credo che non sia colpa, adesso non voglio demonizzare assolutamente Airbnb, al contrario, credo che se qualcuno è mancato e manca è il legislatore centrale. Devo anche dire che oggi le trasformazioni della nostra società col digitale travolgono il contesto e il legislatore rincorre maldestramente e spesso in ritardo. Continuo a pensare che Airbnb, come tutte le trasformazioni digitali, siano una cosa bella. Cioè io alla fine sono uno che usa Airbnb come usa... Ma sono essenziali, non è che nessuno... Però che effettivamente oggi noi abbiamo sotto gli occhi la trasformazione delle città e cerchiamo poi di porre rimedio. Qualcosa è stato fatto, ma il legislatore deve andare più veloce rispetto a queste tematiche. Addirittura lo sentiamo, Airbnb sta proattivamente aiutando il legislatore, che deve darsi un po' più una mossa, perché è giusto che tutti vengano registrati con la carta d'identità, è giusto che ci sia una tassazione equa, altrimenti la signora domani chiude il suo hotel, faccio per dire provocatoriamente, tira giù hotel, vatte la pesca, mette su Airbnb e così magari ha meno tasse, ha meno obblighi, non deve più avere il bagno a norma, non deve... Allora, questa competizione... Io sono un liberale, viva la competizione, a me faccio il coming out, a me dispiace che non ci sia Uber, che non ci sia Lyft, perché anche lì stiamo perdendo occasioni economiche e occasioni di competizione virtuosa, ma è anche vero che la signora deve avere le stesse, essere messa nelle possibilità di competere con uguali armi. Viva la competizione quando è equa e il legislatore si dia una mossa. Tommaso Montanari, ritorno da lei, perché prima lei sollevava il problema della cambio, della modifica dei volti delle città, soprattutto delle città d'arte, in ragione della proliferazione delle camere affittate anche sulla piattaforma. Lei crede che basti soltanto la leva fiscale, l'imposizione di più obblighi, della parificazione tra gli operatori digitali e quelli tradizionali per porre freno a quella... processo oramai inarrestabile di trasformazione urbana? No, non basta. Il problema è non aggravare e non imboccare strade che invece vanno in direzione opposta. La tassa di soggiorno, per come sono fatti i bilanci dissestati dei comuni, rischia di essere un incentivo a aumentare ancora allentare le redini. È un fenomeno, il turismo, che va governato, non va demonizzato, ma va governato. Allora, moltissime città d'Europa, ma anche degli Stati Uniti, penso a San Francisco, si sono organizzate mettendo dei limiti precisi a Airbnb e le altre piattaforme. Per esempio vincolando alla casa in cui veramente si abita e quindi a una superficie e a un numero di giorni compatibili col fatto che ci si viva, cioè escludendo il fatto che si compri una casa per affittarla su Airbnb facendo di fatto l'albergatore. Questo lo riporterebbe alla sua dimensione di economia di condivisione con una velocità e una praticità che tutti amiamo, ma non la snaturerebbe. Molte città, Berlino e tante altre l'hanno fatto e non sono città sovietiche, diciamo. Si può, io credo, e si deve governare questo fenomeno. Dopodiché non basta, bisogna riportare i servizi nei centri delle città storiche. A Firenze si è fatto l'enorme errore di portare fuori il tribunale e l'università, cioè di svuotare il centro e di musealizzarlo. A Venezia si è fatto lo stesso, nell'Aquila dopo il terremoto si è fatto lo stesso con quell'acceleratore di fenomeni che è la catastrofe. E se non metti gli uffici postali, se non metti i negozi, se non metti i servizi in centro, i cittadini andranno nelle periferie. E invece la sfida è far vivere le città storiche. È un problema di governo, che non vuol dire essere illiberali,
ma vuol dire non cedere al Far West, che non è esattamente tipico della cultura liberale. Lo chiedo a Matteo Frigerio, il fatto che ci siano amministrazioni, non di questo paese, ma di altri stati, che abbiano posto dei vincoli sulla base di un principio di autorità politica al proliferare dell'affitta camera attraverso le piattaforme digitali, lo considera un vincolo, un'imposizione illiberale o semmai invece qualcosa che nel rendere più gradevoli anche le città, che non diventano soltanto dei centri commerciali e dei musei, le possano anche rendere ancora più attrattive? Guardi, è sempre una questione di merito e metodo. Ogni città deve avere delle politiche che riguardano il proprio tessuto e soprattutto gli obiettivi che si vuole porre. Il limite tout court non ha senso se poi non lavoriamo in parallelo su tutti gli altri elementi che sono emersi chiaramente questa mattina. Cioè, cosa succede a quell'appartamento? Rimane vuoto? Perché questo succede ad oggi, quando il proprietario di casa è spaventato da un affitto a lungo termine, quando in città mancano infrastrutture e servizi. Noi abbiamo visto anche degli elementi assolutamente positivi, piccoli esercizi di vicinato che emergono. Guardi, questo sabato, casualità, ero in un contesto radicalmente diverso, ma ero in Piemonte con le mie bambine e una persona mi diceva: finalmente ho potuto lasciare il lavoro da impiegato per aprire un esercizio di vicinato e vendere prodotti tipici ai turisti che prima non c'erano. Ovviamente ogni contesto ha le sue peculiarità, restringere per il gusto di farlo non ha senso, ci devono essere delle alternative sull'utilizzo della proprietà privata, che è in grande crisi in Italia, ricordiamolo. Quindi questo per molti è una via di fuga ed è una possibilità di avere nuovo reddito, nuova linfa per la propria famiglia. Allora, fatemi intanto dare il benvenuto a un altro ospite che nel frattempo ci ha raggiunto, Marco Gai, ben arrivato, vicepresidente di Confindustria Digitale. Ho voluto che si sedesse qui accanto a me perché siamo partiti ragionando sulla tassa di soggiorno, poi abbiamo ragionato anche sulla diversa imposizione fiscale che riguarda le piattaforme digitali e le attività di recezione tradizionale. Veniamo all'ultima questione del nostro argomento di oggi, cioè la tassazione per quelli che vengono considerati colossi del web e nello specifico riguarderebbe anche Airbnb. Lo facciamo perché da una parte nella prossima manovra è prevista l'introduzione di una web tax e dall'altro ci ha colpito non proprio positivamente quanto rilevato qualche tempo fa da Mediobanca. Vale a dire che su 2 miliardi e mezzo di fatturato dei più importanti colossi del web, all'erario italiano sono arrivate soltanto 64 milioni di tasse. Giusto per avere un'idea, un colosso come Apple, chi di noi non ha in famiglia almeno un familiare che ha un telefonino dell'Apple, paga di tasse solo 12,5 milioni, Microsoft 16 milioni e mezzo, Amazon, pensate un po', appena 6 milioni, Google 4,7 milioni, davvero una miseria. E allora Marco Gai, chiedo a lei: è giusto che venga introdotto nel nostro ordinamento una web tax? E glielo chiedo anche alla luce della minaccia che ci ha fatto ieri il presidente degli Stati Uniti Trump, dicendo: se anche voi come la Francia introdurrete una tassa sulle servizi digitali, aspettatevi delle barriere commerciali draconiane. Allora, è giusto che ci sia una tassazione, che le tasse vengano pagate nei paesi rispetto al reddito che si crea e rispetto anche al volume d'affari che si genera. Io credo che però il discorso relativo alla web tax o digital tax, se si voglia, si deve affrontare a livello comunitario, perché se no ricadiamo sempre nel problema di mettere una tassa per poi trovare altri paesi europei che queste tasse non le applicano. Ma questo lo dico non perché ritengo che si debba spostare la palla in un altro campo, ma perché se vogliamo veramente agire come Europa per gestire un flusso di economia importante, poi io metto sempre tra parentesi quando c'è questo discorso che tutte queste aziende sul nostro territorio creano posti di lavoro, investimenti, quindi scatenano un'economia. Sulla parte della tassazione è fondamentale che ci sia una visione europea
perché l'Italia, se non si trova a fare una fuga in avanti come ha fatto la Francia, e questo non porta nessun beneficio nell'immediato. Quindi io lavorerei alacremente verso una situazione europea. Chiudo con la riflessione: l'Italia oggi ha una pressione fiscale sul mondo delle imprese di quasi il 60%, 20-25 punti in più rispetto agli altri paesi. E questi colossi mi pare che invece godano di regimi molto diversi. Questi colossi, ahimè, o per fortuna loro, sfruttano le leggi che ci sono nei paesi e l'opportunità di fare quindi il massimo per il loro rendimento. Fatemi tornare un momento da Frigerio, al quale chiedo brutalmente: Airbnb Italia quanto ha speso, ha pagato all'erario italiano, in quanto Airbnb Italia, così magari possiamo aggiungere una nuova voce al nostro cartello. Guardi, mi permetta subito di come dire, in qualche modo nei miei sogni mi farebbe piacere essere parte del grande gruppo dei colossi multinazionali. Airbnb ho il privilegio di lavorare per una società che lavora in modo molto diverso da tutte le altre che vengono generalmente dette tech company. Cioè, nel nostro mondo il 97% del valore di ogni singola transazione rimane sul territorio. Quella mappa che è stata mostrata prima dal professore, posto che sia accurata, per me quello dà un esempio della redistribuzione, della dispersione del valore economico che Airbnb crea sul territorio. Dopodiché le posso anche dire che Airbnb, come ha detto giustamente anche il presidente Gai lì presente, paga le tasse dove deve pagarle, paga le tasse nel modo in cui devono essere pagate, quindi da questo punto di vista non ho nessun imbarazzo. Se non ha nessun imbarazzo, allora le chiederei di dirci quanto ha pagato Airbnb, e dopodiché le chiedo se ritiene che il regime fiscale che c'è in Italia è conveniente per l'attività che Airbnb svolge nel meraviglioso paese come il nostro, o se ci sono degli altri paesi in Europa che garantiscono delle trattamenti fiscali migliori e più convenienti. Ma guardi, la sua domanda sulla comparazione fra i paesi mi trova gravemente impreparato. Io le posso dire che l'Italia è il migliore paese dove operare per conto mio sul turismo, perché c'è una community di host assolutamente tra le migliori, se non la migliore del mondo. Per quanto riguarda i pagamenti delle imposte di Airbnb, non più tardi qualche settimana fa un giornale ha riportato il fatto che sulla base dell'evoluzione del nostro business il nostro pagamento delle imposte si è aumentato di circa 50 volte nell'ultimo anno. Siamo nell'ordine a bilancio pubblicato di circa 6 milioni e qualcosa di euro. 6 milioni, quindi più o meno quanto paga Amazon al nostro paese. Ci fermiamo un momento, io chiedo a Tommaso Montinari, che scuote la testa, di trattenersi ancora un po' con noi, se lo vorrà, però noi dobbiamo prima correre in pubblicità. Io pago un consulente fiscale che mi tenga in ordine l'amministrazione. Anzi, se ci fosse qualche cosa di irregolare, maresciallo, me lo dica, così gli faccio una bella lavata di testa. Lasciate chi sono io. Money makes the world go around. Un grande classico, quello di dare la colpa al commercialista distratto. Quando arriva un controllo del fisco e non si hanno i conti in regola, meglio correre ai ripari, come si può. Lo sanno bene tanti VIP italiani finiti nella lista dei pizzicati. L'ultima è stata Cristina Chiabotto, dopo che una verifica della Guardia di Finanza ha accertato un comportamento elusivo non fraudolento. Il conto, quasi 2.500.000 euro di debito con lo Stato. Una delle prime fu Sofia Loren, che nel 1982 passò addirittura 2 settimane nel carcere femminile di Caserta per un debito di 644 milioni di vecchie lire. La responsabilità della frode, anni e indagini dopo, fu attribuita al commercialista. Ragioniere, sono io, Pezzella. E qui è arrivata la tributaria. È arrivata? Ogni tanto mi sorprendo. Quasi 4 milioni di euro per Gianna Nannini, accusata di avere deviato guadagni di CD e concerti in società all'estero con regime fiscale più basso. Il contenzioso si è chiuso con un patteggiamento. Chi ti crede? Un vero VIP dei guai con il fisco è Flavio Briatore, ricordiamo l'ultimo, l'accusa di non avere pagato l'IVA sul suo yacht per circa 3,6 milioni di euro. 162 milioni di lire è quanto ha dovuto versare Mara Venier nel 1993. Anche in questo caso la colpa fu del commercialista. Ma abbia pazienza, maresciallo. Io ho un consulente fiscale. Dagli col consulente. Vado al massimo! Il massimo l'ha raggiunto Valentino Rossi con i suoi 60 milioni di evasione, anche se l'ammontare della transazione ufficiale è stato di 35 milioni di euro.
C'è poi chi viene alleggerito di qualche avere ogni volta che mette piede in Italia, Diego Armando Maradona. A causa di un'evasione per 3 miliardi di lire risalente a 30 anni fa, mai sanata, la Guardia di Finanza è sempre pronta ad acchiappare il pide d'oro a ogni rientro. Tutto bene, eh? Bravi, sono contento. Tutto bene. Veramente va tutto male, mi dispiace per lei. Per me? Già. E che colpa c'è, scusi? Beh, vabbè, la colpa non sarà mica nostra, no? Allora, visto che uno dei cardini del decreto fiscale riguarda anche il carcere agli evasori, noi abbiamo voluto aprire la nuova pagina di questa puntata dell'Aria che Tira così, alla nostra maniera, un po' pop, ricordando casi di evasione molto, molto famosi. Do il benvenuto a Vittorio Ferraresi, sottosegretario alla giustizia del Movimento 5 Stelle, e do il benvenuto anche a Gianni Barbacetto, grande inviato del Fatto Quotidiano. Ci aiuteranno a capire anche cosa cambia nella riforma del cosiddetto carcere agli evasori. Però prima, Ferraresi, io devo approfittare della sua presenza per stare sulle questioni dell'attualità, anche in base a quello che è uscito in queste ore. Luigi Di Maio stamattina al GR1 e poi su Facebook ha confermato che la legge sulla prescrizione dovrà entrare in vigore, così come è stata scritta, dal primo di gennaio del 2020. Il Partito Democratico invece dice: se non troviamo un accordo per congelare quella riforma, saremo pronti a presentare una nostra proposta di legge e poi cercheremo i voti in Parlamento. Che succede? Casca il governo. Succede che noi come Movimento 5 Stelle abbiamo sostenuto che questa riforma della prescrizione sia una svolta e lo sosteniamo tutt'oggi. Stiamo parlando anche di reati molto gravi che, dopo ingenti risorse spese dallo Stato, dopo le vittime che attendono una risposta di giustizia, dopo anni si arriva alla sentenza di primo grado e certi gravi reati, anche reati di violenza sessuale, cadano in prescrizione, quindi lo Stato dica abbiamo scherzato, finisce tutto qui, credo che sia inaccettabile, credo che quindi sia nostro dovere proseguire in questa direzione, da una parte riducendo i tempi del processo giustamente e dall'altra mettendo risorse e bloccando però la prescrizione. Lei sa meglio di me che da quando è stata approvata quella legge a gennaio non è stata mai trovata l'occasione per modificare il processo penale, per cui quella riforma rischia di entrare in vigore monca, ed è proprio su questo che il Partito Democratico dice: sediamoci a un tavolo, cambiamo le leggi del processo, ma attendiamo a far entrare in vigore la prescrizione. In realtà la riforma del processo penale, quella civile, che tra l'altro interessa anche molto l'economia del CSM, la base era pronta da mesi, la Lega non ha mai voluto sedersi a un tavolo finché all'ultimo tavolo possibile l'unica risposta che abbiamo sentito è stato no, non ci va bene, senza dire neanche qualcosa che poteva essere modificato. A quel punto lì è da ottobre che abbiamo sul tavolo una proposta di riforma del processo penale che per il 99% piace anche al Partito Democratico. Dire aspettiamo sulla prescrizione, che tra l'altro avrà effetti nel 2024, nel 2025, e non interveniamo sui tempi del processo, sembra un po' un cane che si morde la coda, un po' un controcircuito, un cortocircuito. Quindi è necessario, secondo me, attivarsi da subito per modificare le regole del processo, per fare in modo che sia un processo efficiente e breve, e lasciare la prescrizione che garantisce in questo momento, anche dopo tanto tempo, impunità a tantissimi criminali. Lei conferma, se non si trova un accordo col PD, comunque la legge entra in vigore? Bisogna trovare sicuramente un accordo sulla riforma del processo penale. Allora, siamo pronti anche in tempi brevi a chiudere. Gianni Barbacetto, mi sembra di rivedere lo stesso copione a cui avevamo assistito con il governo giallo-verde. Allora Lega e Movimento 5 Stelle non avevano trovato l'accordo, non lo trovano adesso Movimento 5 Stelle PD. Che come va a finire? Perché il PD sembra davvero disposto a puntare i piedi, a presentare una proposta autonoma cercando i voti in Parlamento, quindi con il centrodestra. Beh, come andrà a finire bisogna chiederlo a un mago e non a un giornalista. Certamente questo è un certamente questo è uno dei temi, non è l'unico insomma, però è uno dei temi delicati su cui si esercita
la conflittualità anche tra gli alleati di governo è l'eterna come dire rivalsa, dice qualcuno, del partito degli impuniti, no? che sulla prescrizione ha proprio, diciamo, la pelle molto sensibile. Ma da esperto di cose di giustizia, Gianni, è vero che l'entrata in vigore del blocco della prescrizione solleva perplessità tanto tra il mondo degli avvocati, tanto tra un bel pezzo di magistratura? Beh, allora, il mondo degli avvocati, dal fatto che i processi siano eterni, ha soltanto da guadagnare. Per quanto riguarda la magistratura è incredibile, perché noi abbiamo pubblicato l'altro giorno sul Fatto Quotidiano un elenco di dichiarazioni di magistrati e di presidenti dell'Associazione Nazionale Magistrati che negli anni scorsi dicevano: bisogna al più presto fare il blocco, la riforma della prescrizione. Dopodiché oggi cambiano idea, alcuni di questi cambiano idea. Ma anche perché io sono iscritto ad una mailing list di magistrati e sento invece molti magistrati che dicono: ma finalmente fanno quello che noi chiediamo da anni e qualcuno al vertice della nostra associazione ha cambiato idea. Ma perché? Dobbiamo fermarci perché i tempi della pubblicità incombono. Torniamo subito. Alessandro Cattaneo, a rientro vengo da lei proprio su questo specifico punto. A tra poco. Siamo di nuovo in diretta con l'aria che tira, e grazie anche all'arrivo del sottosegretario alla giustizia Vittorio Ferraresi. Siamo entrati nel vivo di quello che potrebbe essere l'ultimo vero terreno di scontro definitivo, esiziale dentro la maggioranza sul tema della giustizia, quello della prescrizione. Alessandro Cattaneo di Forza Italia. Poco fa Gianni Barbacetto diceva: chi non vuole la riforma della prescrizione così come è stata approvata e voluta dal Movimento 5 Stelle è quel trasversale partito degli impuniti. Allora mi domando se lei si ritiene parte del partito degli impuniti e se ritiene che sia possibile che l'eventuale proposta di legge autonoma del PD che congeli quella riforma potrebbe prendere i vostri voti. Ma questo provvedimento dimostra tutta la barbarità, la furia ideologica manettara dei 5 Stelle. È una vergogna, perché garantirà il fine pena mai anche alla persona onesta, nel senso che già un processo che non ha mai la fine è una pena per chi ci capita in mezzo. E segnalo che però ovviamente è stato votato anche da coloro con cui voi eravate andati alle elezioni. In vacanza ero rimasto a tempo prima. Scusate. Ma questo per me è un motivo di distinguo fortissimo. Io sono orgoglioso di non aver votato quella zozzeria come ha fatto la Lega qualche mese fa. E allora a quel punto votereste una proposta di legge targata Partito Democratico che congela quella? Sono gli altri che devono votare ciò che noi continuiamo a dire da anni. E anche ieri in aula, non se le sarà sfuggito, abbiamo proposto una proposta costa di parlarne subito, perché questo mette in ginocchio le persone oneste che sono finite dentro un processo e i tanti imprenditori che hanno visto la loro azienda fallire perché non hanno mai una parola definitiva rispetto al processo che stanno affrontando. Ieri è successo qualcosa di politicamente rilevante sulla proposta costa. Ci è venuta dietro il centrodestra, ma anche Italia Viva, che non ha partecipato al voto. Però non è stata scandalizzata con urgenza. Il partito degli impuniti. Il PD si vuole testare quel provvedimento, ed è comprensibile, sento anche forza di maggioranza. A quel punto la domanda è: ma voi lo seguireste pur di portare a casa un risultato che vi sta a cuore? È il PD che segue noi, contenti che chiunque ci stia sulle nostre battaglie storiche di garantismo ci venga dietro. Noi votiamo con chiunque e basta che non facciamo questa follia di determinare processi eterni. E dico a Barbacetto, io non sono del partito degli impuniti, forse lei o il suo giornale sono il partito degli infamatori, perché questo fate quasi di professione da tanti anni. Uno scambio. Avete pagato milioni di euro per una
volta la prende con sorriso, ma il bacetto. Bugiardo. No, bugiardo un corno, perché... Fermiamoci un attimo. Va bene, va bene. Sono risarcito di infamie nate per una idea giustizialista manettara che voi avete diffuso nella società. Però questo non è il registro con il quale amerei condurre e assistere anche a un dibattito. Ma sono anni che danno dei corrotti e dei mafiosi a tutti. Un momento, Cattaneo. La replica sul punto Barbacetto, poi arrivo da lei Villoresi e poi voglio sentire un parere di Confindustria, degli imprenditori su questo punto. Alle cose non vere di Cattaneo non rispondo neppure perché non sono vere, quindi basta. Ah, no, infatti, invece il problema è diffamazione in corso. Il problema invece è un altro, cioè Cattaneo e quelli come lui che vogliono bloccare questa cosa della riforma della prescrizione. Sostengono che così i processi si allungano. Invece è esattamente il contrario. I processi oggi sono lunghi, soprattutto ai politici che hanno tanti soldi e che hanno quindi la possibilità di pagare grandi avvocati che se ne inventano una al giorno per tirare in lungo i processi ed arrivare alla prescrizione. Tagliando questa cosa, i processi diventano più brevi perché non è più conveniente per l'imputato tirare in lungo per puntare alla prescrizione. Quindi è il ragionamento base che crolla. Il ragionamento di Barbacetto è chiaro. Immagino che ci sia chi non la pensa come lui, però io voglio uscire dalle tecnicalità. Io penso tra l'altro anche alle vittime, perché qui pensiamo agli imputati, quello che ha sostenuto, ma pensiamo anche alle vittime che hanno bisogno. Sottosegretario Vittorio Ferraresi, io però, sottosegretario, con lei voglio virarla su un'altra questione, che è il carcere agli evasori. Però intanto, politicamente, se il Partito Democratico proponesse e si facesse votare anche dal centrodestra una proposta che congela la vostra riforma, è la fine di questa avventura di governo? Io intanto voglio replicare un attimo quello che è stato detto prima, perché per me il fine pena mai delle famiglie, delle vittime della strage di Viareggio che non avranno giustizia, della famiglia che ha subito una ragazza che è morta per essere sfuggita a uno stupro che non avrà giustizia, a soggetti che hanno stuprato invece le proprie figlie e si ritrovano oggi prescritti con una vergogna che è dello Stato e che deve assolutamente finire. Benissimo. Questo è il fine pena mai, quello delle vittime, non quello. Questa è la posizione che anche Di Maio ieri ha chiarito della ed prescrizione è chiarissimo. Come il partito di Forza Italia, come il suo primo rappresentante. Il problema non si pone perché noi vogliamo da subito riformare i processi per farli durare meno e abbiamo investito tanti soldi in personale, parliamo di più di 8.000 persone, più di 600 magistrati, che nei decenni non era stato fatto mai niente. Questo per far funzionare la giustizia e rendere brevi i processi. Il PD, tra l'altro, anche nella scorsa esperienza di governo aveva presentato una proposta sulla prescrizione. Credo che un accordo sui tempi delle riforme che abbiamo sul tavolo debba essere assolutamente trovato. Oggi è 4 di dicembre, 26 giorni con le vacanze nel mezzo, c'è tempo per farlo prima che entri in vigore la prescrizione. Avrà effetti nel 2024-2025. Okay. Abbiamo tutto il tempo per riformare insieme i tempi del processo e garantire assolutamente entrambe le cose. Allora, Marco Gai, i tempi della giustizia sono una delle grandi questioni che sta a cuore a chi fa impresa. Le chiedo, senza entrare nella tecnicalità delle regole, questa riforma la spaventa perché allunga i processi senza fine o la rincuora perché, come dice Barbacetto, toglie agli avvocati la strategia di temporeggiare perché prima o poi arriverà la tagliola che toglie le responsabilità. Ma la sensazione da cittadino e da impresa è che si vada verso processi eterni. Io cerco di dare un ordine logico alle cose, non essendo competente in materia. Prima riformo i tempi della giustizia e poi a quel punto, con dei tempi della giustizia che funzionano in un certo modo, riformo la prescrizione. Però mi scuso se sono limitato nell'avere un pensiero lineare su questo.
perché un imprenditore, un'azienda, un cittadino, ma la mia parte compete al mondo dell'impresa, che si vede cause che durano 20 anni, che non finiscono mai, e diventa un problema, ma diventa un problema per l'azienda e per l'economia che c'è attorno a quell'azienda, con la premessa che chi sbaglia deve pagare, evidente, e deve pagare in tempi certi. Allora. Allora, dicevamo, sì, ma non c'è la prescrizione, ci vogliono più mezzi, più cancellieri, più magistrati, no, ma infatti, più soldi nella banalità per la giustizia. Del mio pensiero, la prescrizione non c'entra questo. Un tubo, nella bisogna banalità dare del più mio mezzi pensiero, c'era alla giustizia questo. per fare i processi più velocemente. Facciamo punto. Un passo in avanti, mi sembra di aver capito e fotografato anche in questo studio quanto sia divisivo il tema della riforma della prescrizione, tanto che qualcuno ipotizza che su quello potrebbe cadere il governo. Invece, su un altro provvedimento che riguarda la giustizia, riguarda il famoso carcere agli evasori, dopo un lungo confronto PD e Movimento 5 Stelle hanno finalmente trovato la quadra e le nuove norme sono state inserite nel decreto fiscale che a breve dovrebbe avere l'approvazione del Parlamento. Andrea Carugati, ti prego di venire in studio e rapidamente spiegarci, anche se sei un esperto di giustizia, non entrare troppo nel merito, che cosa cambia con questo. Sì. Ciao, buongiorno Francesco, abbiamo salutato alcuni dei capitoli che sono stati poi esaminati in commissione l'altra notte e che domani dovrebbero essere legge definitivamente, perché la Camera dovrebbe votare la fiducia, naturalmente il primo passaggio parlamentare, la fiducia al decreto legge fiscale. Vediamo la dichiarazione fraudolenta, mediante fatture o altri documenti falsi, le pene aumentano sensibilmente da 1 anno e mezzo a 6 anni prima. Domani sarà da 4 a 8 anni per dichiarazione oltre i 100.000 euro, cioè come diceva Di Maio in varie occasioni si vogliono colpire i grandi evasori. Il carcere preventivo già c'era ma viene confermato anche nella riforma che è stata introdotta. Andiamo a vedere la dichiarazione infedele, quindi quando si dichiara al fisco cifre sbagliate si passa minori da, ragionevolmente di quello rispetto che si a quelle che sono diciamo poi in realtà guadagnate, da 1 a 3 anni si passa da 2 a 4,5 anni. E cosa è cambiato nell'ultimo passaggio in commissione? Che si è scesi da 5 come pena massima a 4,5, e questo fa sì che la custodia cautelare che era prevista nel decreto fatto a novembre in realtà non c'è più, cioè si andrà in carcere solo una volta in cui si è condannati definitivamente. Omessa dichiarazione ovviamente è un altro passaggio importante. Quando invece non si dichiara nulla. Esatto. Da 1,5 a 4 anni era prima, da 2 a 5 anni adesso custodia cautelare scatta, ora non c'è. Quindi anche qui è un giro di vite con chi, verso chi evade il fisco. Ultimo passaggio importante è quello di emissione di fatture o altri documenti falsi a favore a vantaggio di terzi. Anche qui si passa da 1,5 a 6 anni e a 4 a 8 anni. Notiamo come la pena minima aumenta significativamente. Invece però in commissione diciamo è stato un po' come dire alleggerito il carico diciamo delle pene rispetto al decreto originario di novembre. Infatti notiamo come per omesso versamento di IVA e ritenute le pene restano inalterate da 6 mesi a 2 anni. Quindi questo come dire rende il PD ha in qualche modo ottenuto di rendere le pene meno. Però per le imprese c'è un problema, perché l'introduzione della dichiarazione fraudolenta farà sì che per le imprese potrebbero scattare anche prima della condanna definitiva dei meccanismi interdittivi, cioè non potranno fare accordi con la pubblica amministrazione a fare con la pubblica amministrazione. Tra poco per le imprese parliamo... c'è quello che Confindustria ha lamentato. Andrea Carugati, tra poco di questo parliamo con Marco Gai, però intanto, sottosegretario Ferraresi, il carcere agli evasori, come si è visto dalla nostra scheda, già c'era. La grande conquista è che adesso vanno al carcere preventivo? È questa la logica di questa riforma? Me la spieghi un po'? No, intanto dobbiamo partire da un dato, dato dal Sole 24 Ore dall'altro qualche giorno fa. Stiamo parlando di una evasione di 110 miliardi, pari a 3-4 manovre fiscali, soldi che vengono sottratti da chi li ruba ai cittadini e non vanno agli ospedali, alle strade, alle scuole, alle pensioni. Di questo stiamo parlando. E stiamo parlando di persone, quindi non stiamo parlando dello scontrino, stiamo parlando di persone che immaginano un piano per rubare soldi ai cittadini italiani. E oggi dati al 30 settembre 2019, noi abbiamo nei nostri istituti penitenziari, non so se lo sa,
su 60.000 detenuti, un'evasione prevista di 110 miliardi di euro, 280 detenuti. Quindi vuol dire che in carcere per questo tipo di grande evasione di comportamenti gravi non va nessuno, perché sulla carta è prevista una pena minima di un anno e sei, che come sappiamo appunto con le misure che ci sono nel nostro paese non va in carcere nessuno. Con la pena minima aumentata da 4 nel massimo 8 per i comportamenti più gravi, stiamo parlando quelli di centinaia di migliaia di euro rubati allo Stato e ai cittadini italiani, ci sarà un deterrente più. Barbacetto, questa riforma riempirà, io dico anche finalmente, le carceri di coloro che, come diceva il sottosegretario Ferraresi, costruiscono dei piani per rubare allo Stato, per evadere quello che devono, sottraendo risorse ai servizi essenziali per i cittadini. No, siccome io non sono favorevole al carcere neanche alle manette, io spero che non riempia il carcere, spero però che sia un deterrente tale, certo, per cui finalmente questi signori che frodano a me e ai miei figli, alle mie figlie, un mucchio di soldi per la sanità, i trasporti, eccetera, smettano di rubarmeli, smettano di evadere. Spero che funzioni come deterrente. Io non vorrei nessuno in carcere, per carità. Concordo su questo, deve essere un deterrente. Marco Gai, perché si diceva nella nostra scheda il lavoro di limatura in commissione è riuscito ad alleggerire in parte l'aumento delle pene, però invece sulle imprese ci sono dei provvedimenti molto più duri. Perché questo vi preoccupa? Ma ci preoccupa perché è un altro punto su una chiara criminalizzazione dell'impresa, perché la premessa l'abbiamo già fatta, chi sbaglia deve pagare, questo è chiaro, ma la custodia cautelare, allargare certi tipi di provvedimenti per cifre che onestamente non sono cifre da grandi evasori. Sono cifre che la dichiarazione IVA, il non ricevimento di una fattura, possono creare delle difficoltà enormi, soprattutto se poi pensiamo a dichiarazioni intra con altri paesi. Adesso non voglio scendere a complicare l'argomentazione, ma nel momento in cui si prevede una custodia cautelare per una presunta infrazione, io non sono stato condannato in quel punto lì, giornali, azienda in crisi, magari l'azienda gestita da un curatore messo lì dallo Stato, e vediamo i disastri che vengono fatti solitamente in questo Stato, poi dopo 3-4 anni che magari il malcapitato è anche innocente, si ritrova l'azienda in mano, la reputazione rovinata e l'azienda senza possibilità di andare avanti. Abbiamo fatto un disastro, e chi viene dall'estero a investire cosa dice? Allora, ci fermiamo un momento, quando rientro vado dal sottosegretario Ferraresi per la replica, poi evidentemente anche ad Alessandro Cattaneo, però prima un momento di break. Siamo di nuovo in diretta con l'aria che tira, e nei 5 minuti che ci hanno separato durante la pubblicità, Marco Gai e il sottosegretario Vittorio Ferraresi hanno continuato a discutere animatamente, con Marco Gai che cercava di spiegare a Ferraresi quanto la riforma del carcere per gli evasori rischi di mettere in seria difficoltà il sistema produttivo del paese. Come risponde davanti anche al nostro pubblico, sottosegretario? Ma io credo che sia importante dire che non metterà in difficoltà nessuno, se non chi ruba soldi ai cittadini italiani, che sono la vittima di questo sistema. Io penso che Confindustria riporti la voce delle imprese oneste, e le imprese oneste non vogliono stare in un mercato del lavoro con persone che rubano soldi non solo ai cittadini e allo Stato, ma mettono in crisi anche gli imprenditori onesti, che sono la stragrande maggioranza di questo paese, che pagano le tasse. Ora, preso atto di questo, noi dobbiamo impedire invece ai disonesti, che oggi la fanno franca perché sanno che non rischiano niente, nonostante vadano a rubare centinaia di migliaia di euro, di non farlo più, semplicemente. E le misure che sono state poste sono misure per le condanne definitive, nel caso in cui sia ovviamente accertata la colpevolezza, e le altre sono misure che, ripeto, la confisca allargata si basa sul fatto che per i reati più gravi, se io vado a vedere che tu hai rubato dei soldi,
e tu non riesci a giustificare tutti i beni che hai, certo, io te li confisco. Marco Gai, al di là del fatto che l'evasione sia una cosa odiosa in sé, rappresenta anche un elemento di concorrenza sleale, per cui totalmente. Questa posizione di Confindustria che dice voi state criminalizzando le imprese rischia di lasciare il sospetto che esprimeva Ferraresi di dire non è che voi volete difendere le imprese che non si comportano onestamente. Assolutamente no, noi vogliamo aiutare le imprese che si comportano onestamente e per questo ci vanno regole chiare, regole certe che però non siano criminalizzanti del fare impresa, perché chiudo solo con una riflessione: capire se quel comportamento è scorretto o non è scorretto, se il reato può essere reiterato, la custodia cautelare, la confisca, sono temi dove ci va tantissima competenza. Allora magari si deve premiare chi fa le cose per bene a sfavore di chi non le fa. Allora, il nostro tempo purtroppo è finito. Io ringrazio Gianni Barbacetto, ringrazio il sottosegretario Vittorio Ferraresi, grazie ad Alessandro Cattaneo e grazie a Marco Gai. La linea va a Telegiornale e io vi do appuntamento, come sempre, domani alle 11 con L'aria che tira. Buon pomeriggio.